Un grazie a tutti i presenti. Consentitemi di avviare questa giornata di lavori, una giornata che abbiamo fortemente voluto, e in questa breve introduzione vorrò spiegarne le ragioni, nel ringraziare sicuramente tutti i presenti, tutti voi che avete avuto la sensibilità di seguire questa giornata. Ci rendiamo conto essere una giornata molto impegnativa, lunga, articolata anche nelle relazioni, ma credevamo anche per l'approccio che il nostro istituto e che colei che ci ha dato una mano a organizzare questo evento, la professoressa Isastria, che ringrazio tantissimo. È stato un incontro non solo interessante quello tra noi, ma un incontro in cui ci siamo conosciuti e capiti subito, non avviene sempre, e soprattutto quando si ha a che fare con la parte più organizzativa degli che riguarda noi istituti, il mondo accademico, che insomma noi dovremmo essere un po' il trade union. E un ringraziamento speciale anche va al nostro presidente, a Margherita Boniver, che ha fortemente voluto questa iniziativa, che sulla tematica e sulle questioni relative alla questione femminile, che noi oggi affrontiamo da una prospettiva di analisi storica e di ricostruzione anche attraverso testimonianze, come vedremo nella sessione pomeridiana, è molto attenta, molto sensibile, è stata ed è un punto di riferimento di quello che è stato lo sviluppo di quelle che sono le politiche di genere, che nulla hanno a che fare col gender, visto che oggi c'è anche questo ulteriore elemento, e quindi gender non si può tradurre genere, sarebbe molto improprio, e quindi è bene anche un po' specificarlo da questo punto di vista. E nell'iniziativa nasce subito dopo la scomparsa di Elena Marinucci. C'era nell'interno dell'istituto la volontà di dare un momento di approfondimento su queste tematiche, e purtroppo la triste scomparsa di cui ricorre l'anniversario tra pochi giorni, e ringrazio qui la figlia presente, vorrei ricordarla con un grande applauso, ci ha dato la possibilità di mettere in piedi questo momento di approfondimento e di studio. Perché organizzare anche per ricordare la Marinucci un convegno di questa natura? Innanzitutto perché vediamo che per quanto riguarda la ricostruzione storica su queste tematiche c'è negli ultimi anni una tendenza che è una tendenza che tende a dimenticare. È una tendenza che fa della memoria un optional, e la memoria non può essere un optional. Ed è una tendenza che tende a dare per acquisite alcune conquiste fondamentali che si sono susseguite nel corso dei decenni passati, nel secondo Novecento, o per quanto ci riguarda nella prima fase repubblicana, e che hanno avuto non solo storia e cultura alle spalle, e quindi enormi battaglie, ma hanno avuto delle biografie importanti. E attraverso queste biografie, attraverso la lotta di queste personalità, ed ecco la ragione della seconda sessione, è stato possibile in questo paese raggiungere determinati traguardi che oggi vengono financo messi in discussione rispetto a tutta un'ulteriore evoluzione, ma mi taccio, questo è un tema che credo, spero, affronterà la tavola istituzionale. Elena Marinucci è stata una di queste personalità, insieme a tante altre donne. E la Marinucci era innanzitutto una socialista, e questo è un altro grande tema che, per quanto ci riguarda, perché proprio la cultura, la storia del socialismo, il socialismo riformista, associata rispetto alle conquiste di genere, è una storia che viene troppo spesso sottaciuta e dimenticata. Con la professoressa Sassi abbiamo voluto proprio sottolineare, evidenziare questa rimozione selettiva in un'opera talvolta mistificatoria che viene fatta. Quindi noi rivendichiamo a gran voce che questa cultura ha dato un contributo fondamentale, determinante, fin dai tempi di Anna Kulishov. Per ragioni temporali abbiamo voluto, soffermarci sulla seconda fase repubblicana, quindi dalla contestazione al crollo del sistema, quella che viene chiamata la Prima Repubblica, quindi per esigenze di studio serve un orizzonte temporale. Ma questa battaglia in casa socialista nasce con la Kulishov, nasce con la critica sociale e si ricollega al miglior filone della tradizione del socialismo riformista, che ha origine a Milano. Quindi ha un segmento che poi viene ripreso e valorizzato non a caso sul finire degli anni 70, con l'avvento del nuovo corso e con la volontà dell'allora segretario di ricollegarsi proprio culturalmente, di ricollegare culturalmente l'azione del partito proprio alla tradizione del riformismo.
E da qui riprende tutta una nuova avventura di cui Elena Marinucci è stata protagonista. Io non spetta a me la relazione, la professoressa Di Sastri ne ha studiato financo le carte. La nostra volontà, in rapporto anche con la famiglia, è quella di recuperare la mole documentale che Elena ha potuto lasciare per poterla lavorare e metterla a disposizione degli studiosi e degli accademici, per futuri lavori di approfondimento. Quindi diciamo, questo è il nostro core sul quale intenderemo un po' a spenderci, sapendo bene che anche su queste questioni e anche e soprattutto per quanto riguarda la storia del socialista, la fine traumatica ha comportato una dispersione delle fonti drammatica per quanto riguarda la ricostruzione storiografica, ed è una lacuna sulla quale noi siamo fortemente impegnati a sanare. Oltre a questo, come dicevo, grandi biografie, ma grandi biografie che non cozzano con quella che è una storia collettiva. È una storia collettiva che travalica anche gli schieramenti, è una storia che nei suoi momenti migliori riesce a mettersi in sintonia con quella che era la maggioranza del paese. Pensiamo alla vicenda del divorzio piuttosto che dell'aborto, no? Diciamo, se noi guardiamo lo sistema politico del tempo, era un sistema politico dove le posizioni erano fortemente, diciamo, quasi minoritarie, fortemente no, ma erano abbastanza minoritarie nella rappresentanza istituzionale. E questi movimenti, queste donne, sorrette anche, non in un contrasto donna-uomo, un contrasto di genere, ma in un contrasto collaborativo con le energie più vive, sono riuscite a creare dei momenti di grande collegamento con quella che era il paese, quindi vincendo delle battaglie, diciamo, fondamentali. Quindi storie, biografie importanti, storie di collettività. E il terzo motivo è semplice, cioè nella nostra storia, nella nostra tradizione, come ben dice Margherita, ma come parlavamo anche con gli organizzatori, non c'è la commemorazione fine a se stessa. Io credo che ricordare una persona, e una persona come Elena Marinucci che si è spesa nel concreto, consigliere parità di genere e quant'altra, significa anche approfondire i temi per cui essa ha dedicato la propria vita. Quindi una mera commemorazione, un mero ricordo sarebbe stato, secondo me, non degno del lavoro e della memoria di una persona che si è spesa nei fatti, e si è spesa sui contenuti, non ha mai cercato, diciamo, divisioni su bandiere e totem, ma diciamo si è caratterizzata per fatti e idee concrete che hanno avuto anche un'attrazione dal punto di vista, diciamo, della ricostruzione legislativa. Sicuramente il convegno, e diciamo, metto le mani avanti rispetto a quelle che possono essere delle osservazioni legittime e critiche, sicuramente il convegno è manchevole, cioè non è un convegno esaustivo, ma viva Dio, è difficile fare qualcosa che sia totalmente comprensivo della moltitudine, della molteplicità delle questioni. Quindi noi abbiamo tentato di dare un taglio il più affine a quella che è la nostra vocazione e la nostra storia. Lo sottolineo perché alcuni mi hanno fatto presente, dice, beh, ma manca la biografia di X, manca la biografia di Y. Manca tantissimo. Manca tantissimo. Il nostro impegno e non fare di questo evento una piccola rondina, ma seguitare con tante iniziative che possono accendere i riflettori, che possono mettere luce su quelle cose che oggi non riusciremo a trattare. E la nostra volontà come istituto è quella di dare un seguito anche a questa giornata di studi, dando vita, come stiamo facendo con ulteriori iniziative che abbiamo messo in campo, a un momento, diciamo, di approfondimento di tipo editoriale. Cioè, mi uccideranno le relatrici, ma spero ne saranno contente. Nostra ferma volontà procedere a conclusione del convegno nei tempi ragionevoli che, insomma, convengono agli impegni degli accademici, che sappiamo essere tanti, e soprattutto gli impegni relativi alla stesura di saggi, articoli e quant'altro, di dare vita a una pubblicazione di tipo storico-scientifico che raccolga gli atti di questa giornata di studi, in modo che resti una traccia, una memoria, in modo che, diciamo, scripta manent, verba volant, anche se non sono molto convinto di questa massima, perché i momenti di confronto e discussione come questi lasciano comunque un segno e lasciano comunque una traccia per chi ha in animo di approfondire questioni fondamentali. L'ultima cosa, noi come fondazione siamo impegnati, come ho detto, come accennato, nella ricostruzione archivistica e bibliografica di queste fonti. Quindi io mi permetto di esortare tutti voi non solo a venire a consultare tutto quello che noi abbiamo
in pancia dal punto di vista archivistico, bibliotecario, ma anche penso alla parte fotografica, e che rappresenta un momento importante anche nella ricostruzione storica, anche e soprattutto per la questione delle donne. Diciamo, nel fondo fotografico del Partito Socialista ci sono tutte, diciamo, una serie di scatti d'epoca relative agli anni, diciamo, delle grandi manifestazioni post-sessantine e della vicenda referendaria degli anni 70, quindi sono molto importanti anche da questo punto di vista come testimonianze, come fonte, diciamo, audiovisiva. E oltre c'è una parte importante, la raccolta dei convegni di studio e di approfondimento che il partito faceva nella parte audio-video. Noi abbiamo ricostruito che sono state fatte dal PSI in quegli anni centinaia di iniziative a livello nazionale e territoriale sulle questioni relative alla donna e il genere. Ed erano convegni e iniziative che vivevano di proposta. Ci sono una serie di proposte di tipo legislativo, alcune delle quali hanno avuto un esito positivo, nella fortunata stagione, io segnalo degli anni, diciamo, dell'85, quando viene istituito il Dipartimento, le politiche di genere e quant'altro. Ce ne sono altre che sono rimaste un po' più lettera morta, e che credo che comunque meritano di essere conosciute, e forse in taluni casi, pur rispetto a una società che è profondamente cambiata, che ha sensibilità assai diverse e altre, meritano di essere recuperate e attualizzate. E io concludo proprio dicendo: io invito tutti coloro che hanno fonti di questa natura, che ne sono venuti in possesso, a metterle a disposizione. Non volete darle alla Fondazione Craxi? Datele a chiunque lo volete. Se conoscete qualcuno che ha qualcosa, segnalatecelo, saremo noi a importunarli, perché è veramente fondamentale ricostruire questa storia anche con l'aiuto delle fonti. Io non sono uno storico, però so bene il cruccio di quanti vengono nei nostri archivi alla ricerca di qualcosa che possa sostenere la loro ricerca, la loro attività di ricerca, e purtroppo c'è sempre poco, ripeto, soprattutto per quanto riguarda il filone laico, liberale e socialista. Quindi è un invito accorato che mi sento di rivolgere. Spero non sia una voce solitaria, una voce che grida nel deserto, però ecco, grazie a tutti voi, grazie per averci aiutato, tutti coloro che ci hanno aiutato a sostenere e a organizzare questa iniziativa. Grazie al Presidente Bonier, che poi interverrà nel pomeriggio, per aver trasmesso anche alla Fondazione Craxi questa sensibilità importante su queste tematiche. Ripeto, è un merito veramente suo, di cui sono personalmente grato, anche perché sono tematiche, per quanto mi riguarda, erano un po' più sconosciute rispetto alle altre questioni che noi tendenzialmente affrontiamo. E grazie comunque e soprattutto ai nostri relatori. Sono certo che la loro opera di studio, le loro relazioni ci forniranno un contributo originale per quanto possibile, visto che sono tematiche molto spesso affrontate, ma soprattutto credo che la parte biografica servirà ad approfondire figure molto sconosciute al grande pubblico e che pure hanno segnato un pezzo importante della storia politica e culturale di questo paese. Grazie a tutti voi e io mi taccio e puntualmente più o meno gli diamo vita alla prima sessione, che è dedicata a donne e politica, una prospettiva storica. L'abbiamo proprio immaginato tentando di ricostruire storicamente, non essendo la storia un compartimenti stanci, siamo dati, diciamo, una segmentazione, ma la storia è un divenire, è un continuo evolvere, quindi ci siamo voluti riallacciare un po' alle vicende che hanno caratterizzato l'inizio del secolo passato, che è stato un secolo molto vitale e di grandi fermenti. Io ho citato impropriamente l'Anna Kuliscioff per quanto ci riguarda, però ecco, iniziamo subito con una relazione che riguarda quella stagione, che riguarda l'attivismo femminile socialista tra fine 800 e 900. La professoressa Fiorenza Tarricone, docente del pensiero politico e questione femminile all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Grazie professoressa, e a lei la parola. Intanto, buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio per questo lungo lavoro di gestazione, ringrazio la Fondazione nella persona della Presidente Margherita Boniver e la lunga collaborazione con Anna Maria Isastia. Ci siamo scambiate molte idee, molte progettualità e alla fine, anche interloquendo con la collega, anche amica, Patrizia Gabrielli, tanti territori in comune abbiamo avuto, di risalire alle fonti. Le fonti sono esattamente, è l'attivismo delle donne socialiste molto poco conosciuto,
mi capita spesso di dire dei nomi anche in ambienti non estranei, ma l'espressione che io ho di fronte mi dice chiaramente che il nome è sconosciuto. E questo è, diciamo, il libro che io ho portato qui, ma perché ha un senso preciso, che si chiama Politica e cittadinanza, donne socialiste per 800 e 900, perché intanto l'introduzione è di Elena Marinucci, credo che sia una delle ultime cose che ha scritto, e con il suo solito fare tra l'ironico, il divertito e l'amicale, mi ha anche detto poi tu correggi. Dico, no, come correggo? Cioè, quando mai io posso correggere? Quindi è quella che è, il testo mi ha mandato ed è praticamente fedele. Ci sono legata perché l'immagine in copertina è una rara foto di Anna Kulishoff con dedica sotto, con scritta autografa, della gentilmente fornita dalla Fondazione Kulishoff, e il libro è nato nella collana della diretta da Maurizio Gli Innocenti e da un collega della Fondazione Turati. Quindi è evidente che sono legata a questo libro perché ho ricostruito qui una storia la cui protagonista principale è sempre Anna Kulishoff, ma diciamo quello che mi spiace è che non si citi il contesto, che è stato ricchissimo e durissimo anche, perché se penso che a volte si usa il termine contributo, io non lo condivido, il contributo delle donne non socialiste, ma il contributo dei movimenti femminili, femministi nella storia sociale, civile e politica di questa Repubblica, è assolutamente trascurato. Quindi uso proprio la celebrazione. Sì, certo che vanno celebrate, perché come dice lo storico Osbam, c'è la ripetizione della tradizione che giova, visto che sono stata con Anna Maria Esastia da tanti anni, dagli anni 90, una che ha tentato di istituzionalizzare queste discipline, che si possono chiamare con vario nome, possiamo dare il nome che volete, il problema è che non hanno la residenza nei luoghi di istruzione e di formazione, né nei manuali scolastici e né nelle aule universitarie, e questo rende sporadica, intermittente, non consente di attecchire una reale conoscenza, per cui mentre per quasi qualunque uomo dell'Ottocento in poi famoso che è appartenuto alle istituzioni abbiamo tutti i repertori del mondo, diciamo che ricostruire la storia delle donne socialiste fino all'Ottocento e primi Novecento, dove passa? Passa per gli archivi delle fondazioni quando ci sono, passa per i patrimoni privati delle famiglie che hanno conservato memoria, passa per i testimoni, gli eredi, non so, faccio un nome qui che è una delle sconosciute, Tilde Adigliani Momigliano, che era una sarta quindicenne che ha partecipato a 15 anni a comizi di protesta per la difesa delle lavoratrici, che non era solo il titolo del periodico ma era una reale esigenza, e lì ho rintracciato gli eredi che mi hanno mandato un preziosissimo opuscolo, e quindi storie di donne impegnate per una vita intera sistematicamente ignorate. Ora, siccome negli anni 70 è uscito un libro di Sheila Robotham, un libro che si chiamava Esclusa dalla storia, e che noi certo non possiamo dire adesso che nella stessa modalità le donne siano escluse dalla storia, ma neanche ben interpretate però, ma neanche presenti, ma neanche valorizzate, assolutamente no. E quindi io parto esattamente ringraziando Elena, che era un erede in quanto a passione politica delle donne socialiste tra fine 800 e primi 900, e cerco di sintetizzare, che è un tema enorme, quello che le donne socialiste hanno messo in campo, lottando contro se stesse, perché erano divise, c'era un io diviso tra gli affetti e la politica, perché gli uomini che avevano vicino, anche se erano militanti socialisti, non sempre condividevano le battaglie delle donne, e molto spesso e le donne restavano a casa mentre gli uomini facevano attività politica, perché il triplo lavoro delle donne è sempre stato quello, e quindi in secoli di maternità non scelta, avere un lavoro non garantito, malamente retribuito, e diciamo curare la casa, era Anna Kulishoff che chiedeva il sabato inglese, cosiddetto sabato inglese, ma perché contava
che le donne a questo punto potessero leggere di più, diciamo, e aprire e aprirsi a tematiche che non erano solo quelle casalinghe. Quindi le donne socialiste quale compito enorme hanno davanti? Innanzitutto quello di inserirsi nell'associazionismo femminile dell'epoca, e che però è di taglio diverso da quello piccolo, medio e alto borghese, è un associazionismo operaio, è quello delle società di mutuo soccorso, delle leghe e anche dei cosiddetti, l'Italia era una realtà contadina, dei cosiddetti comizi agrari, che nonostante il nome faccia supporre dell'altro, i comizi agrari erano delle associazioni, e queste donne, diciamo, intervenivano per fare un'operazione completamente nuova, e cioè intanto vincere la diffidenza femminile. Le donne socialiste stesse ci dicono che le donne del tempo hanno una ritrosia al cooperativismo, non tendono spontaneamente ad associarsi, quindi devono non solo vincere la diffidenza femminile, ma devono anche creare un linguaggio, che è il linguaggio della propaganda, che è il linguaggio della politica, ma la politica, ma semplice però. E quindi non conoscevano neanche loro i sacri testi, diciamo così, che pochi conoscevano all'epoca, scritti prevalentemente in altre lingue. Anna Kuliscioff era poliglotta, ma insomma era anche piuttosto rara. E quindi loro cercano di costruire un linguaggio che avvicini le donne alla politica, ma si trovano immediatamente immerse in una realtà di partito che non è quello dell'operaio dalle mani callose, il POI, che peraltro già menzionava il suffragio universale, è quello che ammetteva solo i lavoratori, appunto dalle mani callose, e non gli intellettuali, ma si trovano immerse nella realtà del Partito Socialista dopo il 1892, e quindi si trovano immerse in una società politica in cui sono dentro e sono fuori, perché non tutti i compagni del partito approvano la richiesta di suffragio universale. Non tutti i compagni sono d'accordo che le donne debbano votare, e si apre immediatamente un discorso sulla rappresentanza politica, quello che negli anni 70 e anche dopo si chiamò le donne portatrici d'acqua. La polemica che si aprì, la spaccatura, era questa. Gli uomini socialisti, anche ai vertici e alla base, i militanti, sostenevano che le donne non dovessero votare perché era rischioso che ci fosse questa spaccatura nel concetto di lotta di classe. La lotta di classe era tra le operaie e gli operai e il sogno di mutare un capitalismo feroce. E quindi le donne avrebbero introdotto una spaccatura, perché la questione femminile si sarebbe risolta semplicemente con la vittoria del credo socialista, e per di più le donne conservatrici o comunque moderate avrebbero votato come i loro uomini, e quindi questo avrebbe decretato il successo dei cosiddetti partiti conservatori. Quindi la polemica sul diritto di voto era molto molto forte, e così come era forte l'invito da parte del partito a prendere le distanze rispetto a un associazionismo di marca prettamente borghese, medio borghese e alto borghese. Ma le socialiste invece vanno anche più in là, e vanno più in là col loro intuito di sensibilizzare una nascente classe media, che non era quell'operaia, era quella delle maestre. E questo intuito, diciamo, delle donne socialiste ha visto molto in là, cioè quello di superare le strettoie, diciamo, della lotta di classe nella versione più tipica, no? E cioè la classe operaia e la vittoria della lotta di classe contro gli sfruttatori capitalisti, perché le maestre socialiste sono quelle, vorrei dire, tra quelle maggiormente ignorate dalla storiografia. Credo che i primi studi risalgano a non più di 30 anni fa, forse neanche 40-30 anni fa. Sono quelle che hanno alfabetizzato l'Italia, ma che noi ricordiamo sempre attraverso il romanzo dei De Amicis, che sicuramente è letteratura politica, però la maestrina della penna rossa non rende, diciamo, la densità e la vastità del loro impegno. Loro erano una tipica piccola borghesia e classe media,
è stata determinante per le conquiste femminili, perché spesso le maestrine dalla penna rossa, ma le maestre che invece avevano fondato, erano attive nel sindacato, perché le maestre erano pagate un terzo meno dei maestri, non avevano pensioni entrambi, né maestri né maestre, però loro prendevano un terzo di meno, e sarebbe un capitolo, anche se non possiamo usare la stessa terminologia, no? Un capitolo molto interessante da studiare, perché per le maestre c'erano delle tariffe diverse da pagare per il loro lavoro. Intanto in molti comuni avevano dei compiti supplementari, per esempio pulire l'aula dopo le ore di lavoro. E per esempio in alcuni comuni più, diciamo, di impronta più cattolica, per esempio pulire anche la sacrestia, ma addirittura suonare le campane, no? Che col lavoro intellettuale, diciamo, c'entra poco. Ora, le maestre sono state attive appunto nel sindacato, erano due i sindacati da allora, quello Nicolò Tommaseo era più conservatore, ma avevano un dazio ulteriore che è stato studiato solo da poco, a cui applicheremmo un linguaggio moderno, mi rendo conto di essere volutamente anacronista, diciamo. Le maestre, siccome dipendeva dai comuni l'alloggio, il quartierino come veniva chiamato allora, il consiglio comunale, la giunta, il sindaco concedeva loro l'abitazione, perché siccome prendevano un terzo di meno non avrebbero mai potuto pagare un appartamento per conto loro. Questo ha comportato una serie di taglieggiamenti che oggi chiameremo molestie verbali, sessuali, fisiche, psicologiche. Sì, è vero che il termine è moderno, però la loro realtà è quella. E noi abbiamo delle descrizioni drammatiche di maestre in questo senso, e appunto la storia, la storiografia, la famosa Italia Donati, che viene sempre presa a esempio, per questo suo desiderio di, diciamo, di mettere a tacere le molestie verbali, e cosa che non le riuscì, e quindi lei si suicidò e poi chiese al fratello di effettuare l'autopsia. E quello che mi sembrò sempre incredibile fin da tanti anni fa è che l'autopsia venne fatta, e quindi la sua verginità accertata, la sua figura riabilitata, ma il corteo funebre finalmente con Matilde Serao diventa un'occasione politica. Le primogenitrici socialiste hanno avviato anche in nuce quello che è stato il dibattito sulla doppia militanza. Le socialiste, le primogenitrici, la conoscevano molto bene, la cosiddetta doppia militanza, perché molte di loro hanno costituito quella che io ho chiamato nel testo, ma molto spesso, la differenza fra partito e area. Cioè le socialiste di area si muovevano al di fuori del partito o anche dentro il partito, quindi inaugurando quella che successivamente si chiamerà, il femminismo ne ha discusso molto, il neofemminismo degli anni 70, si chiamerà doppia militanza. Le donne di area socialista sono state un collante insostituibile, perché erano dentro quell'associazionismo rivendicativo borghese che non poteva dialogare così facilmente, no, con il partito. E erano donne che hanno avuto una grande passione politica. Ricordo sempre spesso la Maito ma era la verità, queste donne iniziano a fare comizi. La propaganda politica era orale attraverso i comizi, quindi lei ci lascia questa descrizione molto romantica ma anche molto dura, di questa barchetta che di notte attraversa il Po, arriva sull'altra sponda, c'è una luce che illumina lo sbarco, lei che si tira sulle gonne e che approda, diciamo, in questo posto, no, dove deve fare i comizi. Ecco, al di là della cornice romantica, la vita delle donne socialiste era questa, al di là della cornice romantica, tempo sottratto a loro stesse, tempo sottratto alla famiglia, con tutto il carico, diciamo, della conflittualità emotiva che noi conosciamo bene. Queste donne fanno anche dell'altro, dibattono tanto a livello europeo, perché alcune di loro, per esempio, intanto inaugurano le coppie di fatto, nel senso che si separano e vivono di fatto con altri uomini. Ricordo Laura Casartelli Cabrini, che era stata la moglie di Cabrini,
Casartelli, abbiamo una rara foto ritratta in un congresso internazionale del lavoro. Queste donne viaggiano, portano la parola socialista fuori, si preparano, studiano, parlano e sono anche poliglotte, e inaugurano anche il grande tema del pacifismo. All'avvicinarsi della guerra, ma anche con le imprese coloniali, all'avvicinarsi della guerra, queste donne discutono acerbamente fra di loro, ma io penso sempre che il conflitto vada invece chiarito, agito, discusso e governato, quindi è un conflitto che non ho mai capito perché fra le donne non ci debba essere un conflitto, non lo so, io penso, la vedo al contrario, e queste donne discutono del tema donne e guerra, interventismo e pacifismo, proprio sulla difesa delle lavoratrici, che è uno dei dibattiti più interessanti che io abbia letto, e tra loro c'è la grande figura di Abigail Zanetta, per esempio. Abigail Zanetta aveva inventato l'esperanto ed era una pacifista, quella cosiddetta senza se e senza ma ci sono altre figure drammatiche, che era l'interventista Giselda Brebbia, perché quello è il periodo in cui alcune socialiste sono lusingate dal nazionalismo, no? E poi dopo approdano verso altri lidi. E infine al centro, e qui chiudo, le lotte per il lavoro. Le socialiste hanno individuato allora come ora per le donne, non solo il monopolio dell'uomo, Anna Kulishoff alla fine dell'Ottocento, eccetera, che dice che è un grande chiarezza quello che era valido allora e che è valido pure adesso, e che senza l'autonomia economica ogni autonomia è impossibile, ogni conquista è impossibile, ma le donne socialiste fanno una propaganda tra le lavoratrici veramente incredibile. Ovviamente una parte non ci è rimasta, perché loro facevano la propaganda orale, andavano fuori dalle fabbriche, e sono state le prime ad attuare una sorta di propaganda anticoncezionale, diciamo, una sorta di neomalthusianesimo, no? E pratico, nel senso suggerimenti pratici, e poi come non ricordare delle politiche, manager, l'argentina Altobelli, al tempo in cui era dirigente della Federterra, aveva 26.000 iscritti. Ora, dimenticare tutto questo relegare le donne socialiste con vari epiteti, una è la maestrina della penna rossa, l'altra è la polide russa, Anna Kulishoff, l'altra è la vergine rossa, che era Maria Goia, cioè erano quelle che lavoravano nelle camere del lavoro, quindi a contatto con le vertenze sindacali. Io penso che questo ormai per noi è slontanato l'orizzonte rivendicativo. Io penso che sia semplicemente una povertà culturale. Io penso che semplicemente noi non diamo alle giovani e ai giovani gli strumenti per decodificare la realtà, perché le loro tematiche non sono il passato, sono qua, sono ora, sono tra di noi. La pace e la guerra è tra di noi, le lotte per il lavoro delle donne, la mancata autonomia, l'alfabetizzazione di genere è tra noi. Quindi noi non stiamo parlando di fine 800 e primi 900, noi stiamo parlando di una storia che decisamente molto ci potrebbe insegnare, ma rispetto alla quale le istituzioni sono mancate, sono state spesso deficitarie, e io di questo con Elena ho veramente parlato a lungo, ma lei era una dell'oltre, lei era una che vedeva oltre e che per l'appunto non aveva paura del conflitto. Vi ringrazio. Grazie professoressa, nell'ascoltare con attenzione il suo intervento mi sovveniva alla mente un po' quello che era e è stato anche per una generazione di donne un riferimento, andiamo alle origini del cosiddetto socialismo umanitario garibaldino, quindi proprio Anita Garibaldi, famosa fu la sua lettera di richiamo alle donne, insomma, cioè, famosa no, ecco, insomma, comunque conosciuta quantomeno agli studiosi è la lettera di Anita Garibaldi, e sappiamo quanto proprio la figura di Garibaldi, c'è questo grande collante, io tendo a sottolineare, l'ho fatto in premessa, ma credo che sia molto importante, tra 800, inizi 900, l'origine del riformismo socialista, le figure di riferimento e poi quello che riprende col nuovo corso. C'è, diciamo, seppur tra stacchi, c'è
una linea di grande continuità, un richiamo, il nuovo corso si richiama molto a quella stagione lì, sappiamo, e anche nelle sue figure, una di queste figure è proprio quella di Giuseppe Garibaldi e il filone umanitario. Mentre un'altra informazione, nel passare la parola alla successiva relazione, che voglio dare è proprio riferita ad Anna Kulishoff. Noi abbiamo recentemente recuperato e lavorato in un nostro in un archivio, è stato un recupero molto fertunoso. Pensate, abbiamo trovato questo carteggio in un sacco della spazzatura, nell'archivio che abbiamo riacquisito dal fondo, dal liquidatore del Partito Socialista Italiano, e c'erano dei carteggi. Quindi abbiamo visto questi carteggi miracolosamente salvi, li abbiamo subito lavorati, messi in sicurezza, fatti dichiarare dalla sovrintendenza, ed è un carteggio di Turati con Carlo Silvestri, ricorre quest'anno il centenario di Matteotti. E sempre questa raccolta di lettere conserva quattro o cinque missive proprio di Anna Kulishoff su Carlo Silvestri e il suo punto di vista rispetto a tutte quelle vicende che da lì a poco sarebbero avvenute. Sono delle belle testimonianze, se non fosse che sono notificate, quindi spostarle comporta un aggravio di richieste e oneri, avremmo avuto piacere di metterle anche in mostra, in esposizione qui. Però insomma sono due testimonianze importanti anche di come le donne non solo pensavano, come spesso è avvenuto poi negli anni a venire, alle questioni relative alla propria condizione, benché relativa al mondo del lavoro o altro, ma sviluppavano ed erano capaci di sviluppare una visione d'insieme totalizzante. Quindi questo credo vada sottolineato, e le fonti di archivio testimoniano fin dalle albori questa sensibilità. Proseguiamo questa carrellata storica ringraziando la professoressa Patrizia Gabrielli, storia sociale dell'Italia e storie di genere transnazionale dell'Università degli Studi di Siena, la relazione che ringraziamo per aver accettato e per aver limato un po' l'orizzonte del suo intervento, e dall'autorappresentazione alla storia, la storia politica delle donne, le origini, gli sviluppi. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, e lasciatemi dire che è un piacere essere qui oggi, partecipare a questo seminario di studi, un momento di confronto, di dialogo, e per questo ringrazio la Fondazione Bettino Craxi, in particolare la Presidente Onorevole Margherita Boniver e il Direttore Nicola Carnovale. Sono grata alle amiche e agli amici, in particolare ad Anna Maria Isastia, Fiorenza Taricone, Giovanni Orsina, che hanno molto operato per promuovere questo incontro in onore di Elena Marinucci. Non c'è bisogno di specificarlo in questa sede, Elena Marinucci è stata una figura fondamentale, una personaggia, direbbe Fiorenza, nella storia del Partito Socialista Italiano, nella storia dei movimenti delle donne e anche nella storia delle istituzioni del Paese. Proprio Elena Marinucci osservava come tra le diverse espressioni politiche delle donne e le istituzioni si giochi un passaggio importante. Lo ha rilevato Anna Maria Isastia nella lunga intervista, un ritratto che è anche un autoritratto, così l'hai definita, uscita nel 17. Ecco, Anna Maria Isastia così scrive: Elena dice che è stato molto importante far entrare il femminismo nelle istituzioni. È in questo modo che ha ottenuto legittimazione e raggiunto obiettivi fondamentali. Ecco, i rapporti tra femminismo, politica e istituzioni sono connessi, io credo per molti versi, al tema che la Fondazione mi ha suggerito di trattare: i rapporti tra gli studi di genere e la politica. Sollecitazione che ho accolto con molto piacere, ben consapevole che il tema può essere declinato diversamente, in modi differenti, e ha visto anche diversi sviluppi, andamenti, non tutti classificabili nel quadro, diremmo, della linearità. Riflettendo, io ho scelto di seguire due traiettorie tra le tante possibili. La prima riguarda i riflessi, in qualche passaggio intrecci se non sovrapposizioni, tra storia delle donne, storia di genere e associazioni o movimenti politici delle donne. E su questo mi soffermerò soprattutto nel corso di questo mio intervento, cercando di delineare
le principali coordinate relative allo svolgimento della storia delle donne, al ruolo che hanno avuto le associazioni e i movimenti, cercando anche di mettere in luce appunto le possibili ombre, le lacune, o almeno quelle che a me paiono tali. Ho pensato che un quadro storiografico, questo anche dialogando con Fiorenza e Anna Maria, potesse in qualche maniera contribuire a collocare anche la peculiarità del rapporto tra questione femminile e movimento delle donne socialiste. La seconda linea di sviluppo riguarda il rapporto degli studi di genere con le politiche accademiche. E a questo accennerò soltanto, sebbene ritenga si tratti di un aspetto molto importante. Vengo subito alla prima parte dell'intervento, citando una storica che è stata maestra per intere generazioni di studiose e studiosi, Emilia Morelli. Devo dire purtroppo che quando si tratta di donne, la letteratura di cui possiamo servirci, a parte alcuni casi rarissimi, è agiografica, patriottarda, al punto da rendere difficile lo sceverare il vero dal falso, togliere gli orpelli oratori e arrivare alla verità. Dovrebbe essere compito delle associazioni femminili offrirci del materiale più solido. Così, questo era il bilancio, diremmo, svolto da questa insigne studiosa, quale è stata Emilia Morelli, al convegno L'emancipazione femminile in Italia, promosso a Torino in occasione del centenario dell'Unità d'Italia. Sì, nel 60, sì, poi sì, gli atti escono nel 61. No, nel 61 viene promosso il convegno. Eh sì. Il commento sembra richiamare l'attenzione da un lato sull'abuso di letture stereotipate e sul peso appunto delle esigenze politiche rispetto a quelle scientifiche, dall'altro lato però richiama anche al deficit della ricerca storica per auspicare, diremmo, un intervento sanatorio da parte delle associazioni femminili. Dunque alla politica veniva affidato un compito propulsivo. Merita ricordare che tra le donne politicamente impegnate alle origini della Repubblica, ovvero tra quelle due generazioni, per intenderci, di donne politiche e di donne in politica, impegnate a partire dal secondo dopoguerra, non regnava quella inconsapevolezza sulla quale è stata in diverse occasioni richiamata la nostra attenzione. Se è vero che il fascismo aveva operato una cesura nella trasmissione di contenuti e valori dell'emancipazionismo democratico, liberale, così come socialista, è altrettanto possibile scorgere una certa cognizione di causa circa il potere politicamente legittimante della storia. In questo incontro dedicato a Elena Marinucci, cito volentieri Lina Merlin, della quale Marinucci è stata indubbiamente la prima biografa. Intervenendo alla Costituente, a proposito del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, Merlin contrastava l'intervento di un collega contrario alla specifica senza distinzioni di sesso, ritenuta superflua. E così rispondeva Lina Merlin, richiamando in aiuto la storia e i suoi insegnamenti. Onorevoli colleghi, molti di voi sono insigni giuristi e io no. Però conosco la storia. Nel 1789 furono solennemente proclamati in Francia i diritti dell'uomo e del cittadino e le costituzioni degli altri paesi si uniformarono a quella proclamazione, che in pratica fu solamente platonica. Perché cittadino è considerato solo l'uomo con i calzoni e non le donne. Sempre restando in casa socialista, Anna Franchi, che era stata nel 1902 sostenitrice del divorzio e tra le prime a denunciare con un coraggioso scritto autobiografico l'inferno della violenza di genere subita nel matrimonio, ovvero agita dal marito, pubblicava nel 1946 Cose di ieri dette alle donne di oggi, un volumetto di un centinaio di pagine che ricomponeva nel quadro delle coordinate del pensiero socialista e della propria esperienza personale, la storia dei movimenti femminili. Stando all'autrice, auspicava in qualche maniera che le vicende dell'emancipazionismo sarebbero diventate parte della storia,
grazie all'opera delle studiose, ma le italiane hanno dovuto attendere il 1963 prima di leggere le pagine di due studiose, Franca Pieroni Bortolotti e Paola Gagliotti De Biase. Nelle sue partecipate pagine Anna Franchi faceva esplicito riferimento alla propria esperienza. Certo, si tratta, possiamo dire, che una rondine non fa primavera, nel senso che manca una definita progettualità e continuità nella trasmissione della memoria storica e nella costruzione appunto di una tradizione che, come ricordava Fiorenza Taricone citando Erika Hobsbawm, ha una fondamentale importanza in politica, nella legittimazione politica, nella circolazione del discorso politico. Ma e sicuramente si trattava di una tradizione, di una diciamo trattazione non rigorosa sul piano scientifico, anche se Anna Franchi aveva scritto la biografia di Caterina de' Medici. Ma ciò che resta di maggiore interesse in queste 100 pagine, in questo volumetto, è l'intento che l'autrice dichiara esplicitamente. Perciò le donne oggi dovranno, in orgogliosa umiltà, mi si passi il paradosso, ricercare l'opera che le loro sorelle svolsero in più di 40 anni di contrastato lavoro. Le donne dovranno costruire, ritrovare le parti sconnesse, ricongiungerle. Quindi nel fermento politico e culturale del post liberazione, una lezione di storia per le donne veniva proprio dalle testimoni di quella trascorsa stagione che aveva visto l'affermazione del dibattito sull'emancipazione. Non cito altri casi, alla storia fa riferimento Teresita Sandeschi-Scelba, alla storia fanno riferimento le donne della Democrazia Cristiana che promuovono dei corsi proprio sulla storia del diritto del voto o del suffragio femminile. Così come in occasione del centenario del 1848 si attivano una serie di progetti. Dunque, il lavoro di recupero della memoria, che certo appariva fragile agli occhi di una grande storica quale Emilia Morelli, era però tra le finalità politiche che riguardavano diciamo, le associazioni femminili. E l'UDI in particolare mostrò una certa sensibilità e poté in qualche maniera fare tesoro dell'apporto di alcuni intellettuali che nell'UDI militavano, erano delle dirigenti. Dina Bertoni Iovine, Franca Pieroni Bortolotti tra le intellettuali, ma anche colte dirigenti, sempre per restare in casa comunista, quali Camilla Ravera, e per entrare invece in casa socialista Tullia Romagnoli Carettoni e poi Elvira Badaracco. Il rapporto tra politica e storia nel caso delle donne vede però uno sviluppo sistematico negli anni 70. Nel corso di questo decennio che i movimenti femministi, nuovi protagonisti sulla scena pubblica, decisi a legittimare la propria presenza politica e a denunciare la millenaria oppressione sessuale, contestano l'esclusione delle donne dalla storia. Il dibattito sul genere si svilupperà soltanto 20 anni dopo. C'è dunque un rapporto diretto, diremmo, di derivazione tra politica e ricerca, che produce anche una contiguità di temi, domande, soggetti, e questo investe anche la storia della politica. Come la storiografia ha osservato, l'identificazione tra privato politico, tra esigenze personali politiche e di ricerca è molto forte. La storia, allora, gli scenari del passato, diventano un grande spazio di autorappresentazione, al contempo la difesa dell'alterità, parte integrante della cultura femminista, sembra riprodursi nella ricerca storica. A rafforzare queste tendenze anche una ricca e preziosa fioritura di scritture autonarrative, di raccolte di testimonianze orali, che diventano certo una fonte importante poi per la storia e per il rinnovamento della storia, ma al contempo il rischio è anche stato quello di una egemonia in alcuni passaggi della memoria sulla storia, e conoscendo il carattere selettivo della memoria questo poteva anche comportare, forse in qualche caso l'ha comportato, qualche vizio nella interpretazione. Ora
sono ben consapevole che i bilanci sono sempre delicati e l'equilibrio è molto difficile da raggiungere, anche e soprattutto quando la sintesi lo rende necessario. Quindi bisogna evitare cadute anacronistiche e tenere presente la condizione di partenza, perché solo facendo riferimento a questo quadro possiamo cogliere la portata e i tratti dell'analisi critica agita dal femminismo, non una semplice revisione, ma una profonda messa in discussione della tradizione e degli assetti storiografici. Come ha ricordato Leonor Davidoff, anche se quelle posizioni ci appaiono oggi decisamente obsolete, non dovremmo mai dimenticare l'impeto culturale attraverso l'esperienza e l'analisi di una politica fortemente sessuata e le sue ricadute nella rimodulazione dei saperi, compreso quello storico. I limiti della ricerca sono individuati già negli anni Ottanta. Al convegno di Modena del 1982 Annarita Buttafuoco, esaminando il debole statuto della storia politica delle donne, sottolineava il passaggio da una storiografia dell'oppressione ad una storiografia che era andata alla ricerca di valori femminili, di saperi femminili, e questo poteva far incorrere in alcuni rischi, cioè quello di perdere il senso, diceva Annarita Buttafuoco, dei contesti geografici e cronologici, oltre che la specificità reale di certe esperienze. A queste distorsioni si aggiungeva, sottolineava la storica, una distanza dai movimenti passati, i movimenti di fine 800, primi 900, definiti emancipazionisti. Termine, o meglio, categoria, che è aveva un'accezione negativa nel femminismo. Annarita Buttafuoco sostiene, in quanto era vista come una strategia individuale di penetrazione nella cittadella del potere maschile e quindi come un percorso individuale per la costruzione di un'identità femminile che faceva riferimento a un modello maschile. Questo dato, diremmo, insieme alla contestazione delle istituzioni, della politica istituzionale, vista come incarnazione del potere, ha per certi versi non stimolato in questi anni la storia politica, la storia dei movimenti. E sono rimaste in ombra molte figure. Le ha già citate egregiamente Fiorenza Taricone, che da molti anni lavora su questi temi, e anch'io volevo ricordare Argentina Altobelli e ancora la Maria Goye, viva Maria Goye, il suo bel parlar, recitavano i versi di una canzone, e questo ci dimostra quanto fosse presente nell'immaginario popolare. Ma non è diversa la sorte per altre figure dell'Italia repubblicana. Possiamo dire allora che negli anni 70 e nei primissimi anni 80 quella tradizione aperta da Franca Pieroni Bortolotti e da Paola Gagliotti De Biase faticava a svilupparsi, o comunque procedeva a stento. Ma si parlava di una storia politica opaca e a bassa intensità, ma proprio da questa crisi matura un momento anche innovativo, e a mio avviso è il passaggio alla storia che si compie negli anni 90, anni di grandi cambiamenti, è il tramonto, diciamo, di un'epoca, per dirla con Tony Judd, un mondo nuovo, percorso da rischi e da opportunità inedite, si va aprendo. Tutto questo, anche delle nuove, diciamo, incide, nuovi scenari incidono sulle politiche, sulle priorità dell'agenda femminista e anche nella storiografia, dove si va affermando, viene posto a vaglio critico, a vaglio critico i modi particolari e contestualmente specifici in cui la politica costruisce il genere e il genere costruisce la politica. Dunque,
è in questa fase, anche sollecitati dal 50° anniversario del suffragio femminile, che si avviano nuove ricerche. Non cito molte delle autrici, alcune autrici sono presenti oggi, non cito nessuno perché non voglio assolutamente tralasciare nessun nome, ma questa secondo me è la stagione in cui c'è un forte incontro tra quella che è la storia delle donne, la politica, e la storia della politica delle donne. Si cerca di comprendere, per tornare all'affermazione di Elena Marinucci, come il femminismo, vale a dire le esigenze, i bisogni, le domande, anche i desideri formulati dalle donne, entrano nelle istituzioni e come le donne intervengono sui tradizionali assetti, anche come le donne si fanno, tra virgolette, classe dirigente. E maturano, dicevo, occasioni diverse e anche le istituzioni in qualche maniera se ne fanno carico. Penso alle tante iniziative promosse sul suffragio. I nuovi interessi storiografici prendono corpo dal presente, incarnano anche delle questioni all'ordine del giorno nell'agenda politica italiana, e un paese che vede profondi cambiamenti, vede l'affermazione di una nuova leadership e certo, sebbene la rappresentanza di genere non sia risolta, indubbiamente una maggiore visibilità femminile, lo possiamo dire, no? Nelle istituzioni, anche con dei ruoli. Ecco, quindi in questo lo squilibrio di genere nei processi decisionali favorisce il dibattito politico e diventa di interesse storiografico, ed è in questa diciamo in questa stagione che due ministre per le pari opportunità, Mara Carfagni e Stefania Prestigiacomo, promuovono corsi di informazione politica per le donne in collaborazione con diversi atenei italiani. La scelta suscita delle critiche circa un presupposto analfabetismo delle donne che si voleva correggere attraverso interventi pedagogici. Non intendo assolutamente soffermarmi su questo, mi preme però sottolineare che quei corsi furono molto partecipati, mi preme anche sottolineare che in quell'occasione alcune discipline, alcuni insegnamenti entrarono nelle università, in molti casi per la prima volta. L'abbiamo vissuta insieme quella stagione. Allora, in sintesi, se fossi costretta a classificare la produzione della storia delle donne di genere attraverso l'incontro storia e politica, mi lancio in questa prima provvisoria e alquanto grossolana ipotesi. Tre stagioni, la prima che coincide con i primi anni dell'Italia repubblicana e vede un incontro tra politica e storia, forse più memoria che vera e propria storia, anche perché non c'erano, come dire, le competenze, e da parte delle associazioni femminili un tentativo di contribuire alla diffusione di quella che è stata la tradizione femminile attraverso grandi figure e tre grandi passaggi: Risorgimento, Lotta per l'uguaglianza, Resistenza. Una seconda stagione dove la storia delle donne nasce da una domanda politica, inizia a strutturarsi, ad avere continuità, ma è più debole l'interesse verso la storia politica delle donne. E poi dagli anni 80 agli anni 90 invece si concretizza una stagione di maggiore forza e visibilità e anche una diversa articolazione interna proprio a quella che è la storiografia delle donne rispetto alla politica delle donne e i rapporti donne-politica. Il riferimento ai corsi, donne politiche e istituzioni, mi induce a accennare alla seconda parte dell'intervento. A quella data, cioè siamo alle soglie del 2000-2004-2005, lo iato tra la vivacità degli studi sulle donne e di genere dentro e fuori l'Accademia era diciamo più che tangibile. C'erano stati diversi convegni negli anni 80, e qui ricordo quello aperto da Ginevra Conti Odorisio, il convegno internazionale organizzato dalla LUIS. In quella occasione lei stessa ricordava che la LUIS aveva inserito nel proprio statuto una nuova disciplina, storia della questione femminile, tenuto dalla stessa Conti Odorisio Ginevra.
Era il 1986, un momento importante, Fiorenza Taricone in un suo contributo che gentilmente mi ha concesso anche di leggere, credo non ancora pubblicato, ricostruisce molto bene queste vicende. Nascono appositi organi addetti a monitoraggi e rilievi, nascono i comitati di pari opportunità, che poi nel 2010 diventeranno comitati unici di garanzia e hanno appunto un ruolo importante. Per quanto mi riguarda, in quegli anni, dal 98 al 2006, sono stata delegata dal rettore dell'Università di Siena agli studi di genere e più o meno in quegli stessi anni presidente del Comitato Pari Opportunità e avevo un terreno fertile alle spalle, abilmente arato proprio da Annarita Buttafuoco, con la quale ho collaborato per molti anni, che aveva avviato con altre docenti, lo ricorda anche Fiorenza, io ricordo in particolare una collaborazione molto stretta con l'antropologa Paola Tabet, ecco, avevano cercato di attivare una procedura per l'istituzione di alcuni corsi di studi di genere nell'allora facoltà di magistero dell'Università di Siena, che aveva sede ad Arezzo. E poi nasce nel 90 la Certosa di Pontignano, promossa dall'Università di Siena, dalla Società Italiana delle Storiche e dal dottorato sulla storia delle scritture femminili, che è un po', diremmo, un ibrido a metà, non è ancora una istituzionalizzazione. Allora, io sono d'accordo che, allora, intanto voglio dire che su questo fronte, quello delle politiche universitarie, possiamo senz'altro dire che il rapporto tra studi di genere e politica è indubbiamente deludente sul piano delle politiche accademiche. E condivido anche le critiche, insomma, che poi tutte in qualche maniera muoviamo, alle istituzioni sorde, cieche, del tutto inadeguate le università a comprendere quale partita si gioca rispetto agli studi di genere oggi per interpretare, come diceva Lorenza, per offrire strumenti, lenti alle giovani generazioni per interpretare una realtà nazionale e globale. È anche però vero, e lo metteva in luce la già citata Ginevra Conti Dorisio, che c'è stato nel nostro interno, nella nostra comunità, insomma, c'è stata una divergenza di opinioni rispetto a questo. Questo noi lo dobbiamo dire, che è importante, perché è importante, come dicevi prima, cioè, perché le comunità femminili non deve esserci il conflitto? Siamo differenti l'una dall'altra, abbiamo intelligenze, capacità, approcci, bagagli culturali diversi che ci permettono di leggere la realtà anche in maniera diversa e forse, ecco, su questo, come tante volte poi ci siamo dette, varrebbe ancora la pena, come dire, riflettere e approfondire. E dunque, a tale proposito, a me non resta che ringraziare ancora la Fondazione Craxi e la sua Presidente per avermi offerto questa occasione. Grazie. Grazie. Grazie per questo contributo che, insomma, volendo fare le famose mappe concettuali o con le keywords, insomma, credo che le due parole che più ci fanno riflettere, che ci restano ben impresse, sono memoria, e noi come Fondazione abbiamo una rivista il cui sottotitolo è Non c'è futuro senza memoria, quindi la necessità dello studio e dell'approfondimento come viatico necessario per comprendere e decifrare il presente e per, diciamo, saper organizzare una visione di futuro. E l'altro tema è quello del conflitto, qui è un argomento molto, molto socialista, professoressa, no? Perché già all'epoca, negli anni, fine anni 70, c'è il professore Pio Marconi, è un costituzionalista e fece parte con Mondo Operaio di quella nuova generazione, e i socialisti introdussero proprio l'idea della democrazia del conflitto, quindi come la democrazia come confronto, e anche in questo caso credo che il conflitto è necessario, perché la base non solo di quella che è la vita politica e civile di un paese che guarda, diciamo, ai modelli plurali e quindi democratici con, diciamo, naturale propensione, ma anche perché comunque senza conflitto non c'è scontro delle idee e c'è solamente poi a quel punto l'idea di un'occupazione. E l'idea del conflitto, io qui, insomma, inviterei a prendere posto
la professoressa Simia di Sastia, Stazzi e Fioravanzo, ringraziando. Io posso solo ricordare una cosa. Allora, c'è un filosofo inglese che è John Stuart Mill, non si ricorda quasi mai la sua compagna che era Harriet Taylor, senza la quale non avrebbe maturato le campagne suffragiste, ma lui nel saggio bellissimo che si chiama On Liberty diceva questo, che se noi non facciamo emergere quella parte di errore in quella che consideriamo verità, alla verità non ci arriveremo, non ci arriveremo mai. Grazie. Quindi diciamo, iniziamo subito a tamburo battente la seconda sessione, quindi come prendono posto. Noi dicevamo proprio poc'anzi, diciamo, il conflitto, il conflitto anche all'interno del mondo femminile tra le varie tematiche, e non a caso abbiamo immaginato questa prima relazione di questa sessione dedicata alle biografie di donne socialiste, l'abbiamo dedicata a Lina Merlin. Quando parliamo di conflitto, ecco, Lina Merlin suscitò negli anni 70, intanto consentitevi una premessa, viene immeritatamente ricordata esclusivamente e in maniera totalmente riduttiva per la famosa legge Merlin, ma insomma è stata una personalità molto più complessa. E dicevo, quando parliamo di conflitto, la Merlin fu proprio una che nel mondo femminile fece di molto discutere con la sua posizione per quanto concerne la sua posizione antidivorzista. Quindi suscitò una grande discussione negli anni 70 e suscitò anche un grande dibattito in tutta quella che fu la sua attività politico-istituzionale. Ricordiamo che è stata, visto che siamo in questa sede, la prima donna, la prima donna eletta al Senato della Repubblica, oltre ad essere membro della cosiddetta Commissione dei 75, cioè la famosa Assemblea Costituente, che si incaricò anche su queste questioni di affrontare numerose discussioni che restano agli atti di questa istituzione. Quindi, parlando proprio di conflitto, do subito la parola a Monica Fioravanzo, la ringrazio, e inizierei subito proprio con questa prima sessione di Lina Merlin, che abbraccia, diciamo, un collegamento tra la lotta antifascista, quindi gli anni del primo dopoguerra, fino poi all'avvento, diciamo, degli anni 70. Pregherei di fare... Grazie. Fate un attimo silenzio, che qui si... Prego, professoressa. Grazie. Chiedere un attimo di silenzio, cortesemente. Scusate, si sente tutto, mi spiace, scusate. Grazie, professoressa. Grazie per la bella presentazione. E ringrazio soprattutto la Fondazione Craxi per questo invito a partecipare a questo seminario di studi molto importante in onore e in commemorazione di Elena Marinucci. E quindi ringrazio la Presidente, l'Onorevole Margherita. No, è acceso, forse è troppo vicino. Sì. A rete. Beh, forse era anche troppo. Basta uno, così si sente. Sì. Allora, volevo appunto ringraziare la Fondazione Craxi, ringrazio per l'invito, mi fa molto piacere essere qui a questo seminario. E mi fa anche molto piacere che Lina Merlin, ecco, devo correggere la pronuncia veneta, insomma in realtà è Lina Merlin, sia ricordata nell'ambito di questo incontro appunto dedicato alla figura di Elena Marinucci. Perché fra le molte importanti battaglie che la sostenne, per la quale la ricordiamo e le siamo grate, Elena Marinucci ha esercitato anche un ruolo di rilievo nel sottrarre Lina Merlin dall'oblio che l'aveva avvolto dopo la sua uscita dal Parlamento nel 1963. A 10 anni dalla scomparsa della senatrice, come un po' viene chiamata per antonomasia, Lina Merlin, fu Elena Marinucci a curare e a pubblicare postuma, come è stato già ricordato, nel 1989 l'autobiografia che Lina Merlin aveva scritto dopo essersi ritirata dalla politica attiva. Seguirono anni di silenzio,
ma fu un primo passo per la riscoperta di una figura che ha dispiegato il proprio impegno politico e sociale dal primo dopoguerra agli anni Sessanta, attraversando quindi tre regimi politici, l'età liberale, il regime fascista e poi la Repubblica, oltre a due guerre mondiali. Non è qui la sede per ricostruire nel dettaglio un percorso tanto lungo quanto complesso, ma mi limiterò a qualche cenno biografico essenziale per inquadrare la figura di Lina Merlin, per poi porre invece l'accento sull'intreccio fra la sua scelta socialista e l'opera e la sua opera per la donna, che furono il fil rouge del suo impegno in ambito politico e sociale nell'Italia del XX secolo. Nata nel 1887 a Pozzonovo, nella Bassa Padovana, una zona tradizionalmente povera, terra di braccianti e di grandi proprietari terrieri assenteisti, una delle poche zone socialiste del Veneto, Lina Merlin apparteneva ad una famiglia piccolo borghese, ma colta, e secondo la tradizione materna, come la madre e come la nonna, studiò alla scuola magistrale, l'istituto magistrale, e fu insegnante di scuola elementare a Padova. L'esperienza della Grande Guerra segnò la sua formazione politica e umana. Cresciuta in un ambiente intriso di patriottismo e spiriti risorgimentali, la perdita in guerra di due fratelli, entrambi partiti volontari, la spinse su posizioni pacifiste e la avvicinò anche al Partito Socialista, come solo partito che aveva avversato l'intervento. Al Partito Socialista si iscrisse nei primi anni 20. Condannata nel 1926 al confino in Sardegna, al termine della pena a Milano partecipò alla lotta clandestina negli anni 30 e quindi alla Resistenza. Come è stato ricordato, fu eletta all'Assemblea Costituente e fu l'unica dei 14 costituenti socialisti veneti a sedere nella Commissione dei 75, nella sottocommissione sui diritti e doveri economico-sociali. Eletta poi in Parlamento dalla prima alla terza legislatura, prima al Senato e poi alla Camera, Lina Merlin fu la prima donna a prendere la parola nel Senato della Repubblica e nella seconda legislatura fu anche l'unica senatrice. Peraltro, dal 1946 al 58 fu anche la sola donna eletta nel Veneto nelle file sia del Partito Socialista sia, comprendiamo, anche il Partito Socialdemocratico. Componente della direzione del Partito Socialista del PSI dal 46 al 58, dal 45 al 49, fu un esponente della linea di sinistra vicino a Nenni, ma sempre su posizioni autonome, sulle quali tornerò. Per i contrasti insorti col gruppo dirigente del PSI a partire dai primi anni 50, nel 1961 Lina Merlin fece la scelta sofferta di uscire dal partito e nel 1963, al termine della legislatura, non si candidò. Ritiratasi a Milano, si dedicò invece al centro femminile che aveva contribuito a fondare e morì a Padova nel 1979, potrei dire quasi dimenticata. Malgrado la ricchezza della sua esistenza politica e anche la longevità della sua presenza sulla scena pubblica, a cui ho soltanto accennato, Lina Merlin è stata però a lungo ricordata essenzialmente per la legge per l'abolizione della prostituzione di Stato, nota appunto sia in Italia che all'estero come legge Merlin, una legge indubbiamente di grande rilievo, ma che non fu che un aspetto dell'impegno politico e sociale costante che Lina Merlin ha dispiegato nella società italiana dalla crisi dello Stato liberale attraverso il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza e fino, diremmo, al centro-sinistra. Periodi nei quali Merlin operò sempre come donna politica. Certo, negli spazi e che le istituzioni concedevano alla donna, pur tentando ella sempre di forzarli. Nel suo impegno politico, l'opzione per il socialismo, che le intese come lotta per un ideale di giustizia sociale, di libertà e di riscatto degli ultimi, restò in Lina Merlin un'acquisizione centrale. E così, entrata nel Partito Socialista, in un periodo in cui, come noto,
le donne erano escluse dai diritti politici, Lina Merlin non si limitò a prendere la tessera del partito, ma ne divenne un'attiva militante. E quindi scrisse sulla stampa socialista, l'eco dei lavoratori, la difesa della lavoratrice, di cui appunto è stata ricordata. Diresse anzi l'eco dei lavoratori, che era l'organo del Partito Socialista Veneto, nell'ultima fase, quando molti fra i socialisti si erano ritirati. E nella classica tradizione del socialismo riformista operò a Padova in ambito sociale ed educativo, fondando qui la biblioteca per adulti e bambini, un ricreatorio laico per i figli dei lavoratori. Teniamo presente l'ambiente veneto in cui gli spazi per i bambini erano essenzialmente quelli della chiesa. Quindi la scuola festiva di lavoro per le donne, il teatro del popolo. Ma quale fu il prezzo di questa generosa militanza? Senza prospettiva alcuna di carriera politica, la militanza attiva in un partito, come quello socialista soprattutto, lo scrisse la stessa nella sua biografia, le costò incomprensioni e, in quanto donna, anche la perdita della reputazione, non soltanto nella società, ma anche all'interno del partito. Sebbene l'emancipazione femminile fosse un obiettivo del Partito Socialista, nella realtà, almeno teoricamente diciamo, nella realtà però la partecipazione attiva nel partito delle donne, delle mogli, delle sorelle, dei militanti socialisti, non soltanto non era sollecitata, ma spesso vista con diffidenza. E lo si evince dallo stesso eco dei lavoratori, l'organo di stampa in cui Merlin inaugurò la rubrica Palestra Femminile, allo scopo specifico di educare le lettrici perché operassero nel partito e di convincere i compagni socialisti della necessità di inserire le donne nel partito per l'avvento del socialismo. L'ultima fase della sua militanza socialista attiva coincise sostanzialmente con la campagna elettorale del 1924, le ultime elezioni, tra virgolette, libere, pluripartitiche, prima della svolta totalitaria del regime. Fu lei a tenere i comizi per il Partito Socialista nel Veneto, di paese in paese, perché ai candidati socialisti era impedito parlare per le continue aggressioni da parte delle squadre fasciste. E fu Lina Merlin a raccogliere il materiale con cui Giacomo Matteotti svolse la propria denuncia alla Camera, denunciando appunto le violenze e i brogli elettorali. Ma questa fu per Lina Merlin un'esperienza estremamente travagliata, fatta di arresti, di fermi da parte della polizia, dei carabinieri, di notti in questura, che ormai preludevano alla fase della dittatura fascista pienamente dispiegata. Dalla svolta del 25 al 1943, Lina Merlin non si ritirò a vita privata, come molti socialisti e antifascisti, ma manifestò apertamente la propria fede socialista, assumendosene le conseguenze. Non giurò fedeltà al regime, cui sarebbe stata tenuta in quanto insegnante di scuola pubblica, e per questa scelta fu licenziata e dovette vivere di lezioni private e di incarichi saltuari nelle scuole private. Schedata come socialista massimalista, nel novembre del 1926 fu condannata a 5 anni di confino, che era anche il massimo della pena, in seguito alle misure eccezionali che erano state introdotte dopo l'attentato a Mussolini a Bologna. Ora, in Sardegna, su 397 confinati, le donne furono dal 26 al 43, compreso Lina Merlin, 7, di cui appunto 3 socialiste e 3 comuniste. Lina Merlin ricorda che dopo un po' di tempo lei rimase l'unica. Perché? Anche da confinata la sua posizione fu netta e non conobbe compromesso alcuno. Come non si era trincerata dietro un giuramento di facciata, così, seppure sollecitata dal prefetto di Nuoro, Ottavio Dinale, Lina Merlin si rifiutò di chiedere la grazia a Mussolini perché le riducesse la pena. Liberata fine dal confino, Lina Merlin partecipò attivamente alla resistenza come membro del Comitato di Liberazione Nazionale Regionale Lombardo, in rappresentanza sia del ricostituito
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e come rappresentante dei gruppi di difesa della donna che aveva fondato e da cui si sarebbe poi sviluppato anche l'UDI. Ora, militanza socialista e impegno per le donne caratterizzarono la sua attività politica anche dopo la liberazione. Quando all'età di 59 anni Merlin poté finalmente adire la sfera pubblica come donna politica nella pienezza dei diritti e senza le limitazioni e i condizionamenti che l'avevano sempre costretta a un ruolo di mediato sia in età liberale sia nel periodo fascista. L'esperienza politica in età liberale e durante il fascismo segnò però profondamente la sua attività di costituente, di parlamentare e anche di membro del ricostituito Partito Socialista. Mi riferisco in particolare alla sua strenua battaglia per la difesa dei diritti di libertà, eguaglianza e giustizia, di cui non aveva goduto appieno in età liberale in quanto donna e di cui era stata privata durante il fascismo sia come donna sia come socialista. Così alla Costituente insistette per l'inserimento nell'articolo 3 della Costituzione del riferimento al genere, come già stato ricordato, per l'inserimento dell'inciso senza distinzione di sesso. Senatrice, portò all'attenzione dell'Aula la condizione drammatica delle mondine, delle braccianti, delle madri carcerate con le quali aveva condiviso spesso la cella durante il periodo fascista, ma non meno delle insegnanti precarie, delle donne laureate in legge ma escluse dalla magistratura o delle impiegate licenziate per matrimonio o perché incinte. Il filo rosso della sua attività politica fu la difesa dei più deboli e la loro emancipazione, la rivendicazione dei diritti che la Costituzione assicurava loro, ma che la società e il costume da un lato e la legge ordinaria dall'altro non garantivano. Quell'attenzione agli ultimi che, accanto all'istanza pacifista, l'aveva spinta ad iscriversi al Partito Socialista Italiano. Come dichiarò la Costituente, e cito, è stata la visione della miseria fin dai primi anni che mi aveva spinto verso il Partito Socialista come il solo che ritenevo potesse guarire questo male dell'umanità. Si inserisce in questo orizzonte la sua lunga, tenace battaglia per l'abrogazione della regolamentazione statale della prostituzione. Le prostitute erano cittadine di serie B, schedate, escluse dal diritto di voto, private della libertà e della dignità, e per giunta sfruttate economicamente dallo stesso Stato repubblicano che nella Costituzione aveva sancito l'eguaglianza di tutti i cittadini e delle cittadine di fronte alla legge. Il principio di giustizia e di eguaglianza, da lei appunto sempre difeso e peraltro promulgato dalla Costituzione, Merlin rifiutava lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e non meno dello Stato sull'individuo e in questo caso sulla donna. Fu grazie alla collaborazione trasversale e interpartitica con altre parlamentari donne, dalla democristiana Maria Federici alla comunista Iotti, che Lina Merlin riuscì a far approvare la legge. In questa battaglia, tuttavia, Lina Merlin fu sostanzialmente lasciata sola dal proprio partito, i cui parlamentari ufficialmente non sostenevano la prostituzione, ma di fatto la giudicavano una sorta di male minore. Questo nodo ci conduce alla questione dei suoi complessi rapporti con il Partito Socialista. Socialista di vecchia data, legata profondamente al partito, come attestano le sue scelte durante il fascismo, in età repubblicana il suo rapporto col partito fu pervaso da profonde tensioni. La sua idea socialista era una concezione umanitaria, erede del socialismo umanitario e riformista di Turati, per quanto Lina Merlin appartenesse all'ala sinistra del PSI. Malgrado le frequenti scissioni dal primo al secondo dopoguerra, Lina Merlin era sempre rimasta nel partito, non era uscita nel 22 con la nascita del PSU e non nel 47 con la scissione di Palazzo Barberini. L'affermarsi però, a partire dalla svolta frondista del 1949,
di un modello organizzativo simile a quello comunista anche nel PSI, con la subordinazione delle federazioni al centro, la nomina di segretari federali dettate dall'alto, la politica di soggezione al Partito Fratello, indusse Lina Merlina a muovere pesanti critiche alla direzione del partito. Secondo Lina Merlin, l'adozione del modello comunista snaturava il Partito Socialista e gli faceva perdere il legame con la base e con la propria tradizione. Critiche queste di Lina Merlin che evidenziano le difficoltà che il Partito Socialista aveva incontrato nel ritrovare una propria fisionomia nell'Italia repubblicana dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il fascismo, dopo che molti socialisti si erano, come dire, persi durante il ventennio, che il partito si era sciolto, a differenza del Partito Comunista che aveva potuto sempre contare sul sostegno e sul riferimento a Mosca. Ma Lina Merlin, appunto legata alla tradizione del socialismo riformista, con le sue critiche al frontismo e alla struttura gerarchica assunta in quegli anni dal Partito Socialista, esprimeva anche le istanze proprie del socialismo del Polesine, il socialismo di Giacomo Matteotti, insomma di un socialismo profondamente radicato nel territorio. La sua idea di socialismo corrispondeva fondamentalmente, e qui cito da un'intervista di Enzo Biagi a Lina Merlin, fatta alla RAI nel 1969, alla sua domanda, alla domanda di Enzo Biagi, cos'è per lei il socialismo, rispose giustizia sociale, un fatto umano, innanzitutto giustizia sociale appunto, e poi capacità delle masse di potersi governare da sé. Bisogna che la classe che aspira a dirigere la società abbia la coscienza del proprio essere e abbia la capacità di dirigerla. Di qui la necessità di educare alla politica coloro che per minori disponibilità culturali, sociali ed economiche erano esclusi dalla sfera pubblica. E di qui anche la sua azione a favore della donna. E questo è il secondo punto su cui mi vorrei soffermare. Lina Merlin non fu femminista e anche socialista, ma fu femminista, e possiamo dire magari tra virgolette, in quanto socialista. La sua costante e intensa militanza a favore delle donne era principalmente legata alla sua sensibilità nei confronti di coloro che erano in condizioni di subalternità. E le donne lo erano non soltanto sul piano economico e sociale o di classe, ma anche per la discriminazione di genere. La battaglia a favore delle donne rimase quindi centrale per Lina Merlin, dall'età liberale all'età repubblicana, nelle forme che il differente quadro politico istituzionale nel corso del XX secolo consentiva. Ma la lotta a favore delle donne fu per lei indissolubilmente legata alla difesa dell'eguaglianza e della giustizia sociale, nel quadro della rivendicazione di una società fondata sul diritto, sull'eguaglianza, la libertà e la giustizia sociale, valori per i quali si era sacrificata e che erano il fulcro della sua politica. Così, quando negli anni 70, tra gli anni 60 e gli anni 70, il femminismo pose l'accento più sulla differenza e meno sulla parità, celebrò la soggettività o la sorellanza più della società o della famiglia, e sembrò per certi versi porsi anche a un'antitesi rispetto all'idea di una società che veniva giudicata come maschile, Lina Merlin non si trovò d'accordo, interpretando queste posizioni come espressione di egoismo, un egoismo estraneo senza dubbio alla sua idea socialista. E questo può far luce sulla sua sostanziale distanza rispetto al movimento femminista degli anni 60 e 70, eppure sulla posizione che Lina Merlin assunse rispetto al referendum sul divorzio. Come sappiamo, accennato prima, lei entrò, anzi fu la vicepresidente del comitato promotore del referendum. Referendum che sostenne in contrasto sia col Partito Socialista sia con larga parte del movimento delle donne. Una posizione che alimentò incomprensioni e critiche da parte della stessa Unione Donne Italiane, di cui era stata una delle fondatrici.
Il clima culturale era cambiato e in fondo Lina Merlin era una donna che, per quanto capace di rispondere alle istanze del momento, si era comunque formata in un periodo precedente. Furono probabilmente la sua indipendenza e autonomia di giudizio, l'intransigenza nella difesa dei propri ideali, a segnarne la condanna all'oblio. Figura storica del socialismo, simbolo dell'antifascismo socialista, per le sue posizioni critiche all'interno del PSI, Lina Merlin fu però anche un personaggio scomodo, di cui malvolentieri magari gli storici socialisti si occuparono. E quanto alla storia delle donne, che nacque proprio all'interno del movimento femminista, essa pure poté trascurare la senatrice, la quale, non ultimo per ragioni anche generazionali, non era stata organica al movimento femminista. Appunto la sua autonomia, tanto dalle logiche di partito quanto dagli orientamenti spesso altrettanto rigidi dei gruppi femministi, ha concorso al suo oblio. Ma è significativo, e concludo, che a fare da anteinsignana nella riscoperta di Lina Merlin sia stata un'altra donna socialista, Elena Marinucci, che con apertura e autonomia di giudizio ha espresso e anticipato quella maggiore consapevolezza della molteplicità delle forme di partecipazione politica delle donne che ha consentito un rinnovato interesse per la figura di Lina Merlin e attraverso Lina Merlin di cogliere, attraverso appunto la sua intensa parabola umana e politica, alcuni snodi precipui della condizione della donna in Italia nel XX secolo. Grazie. Grazie alla professoressa Fioravanzo. Più o meno si sente bene, credo. Okay. Grazie alla professoressa Fioravanzo. E io la ringrazio anche per aver, come dire, sottolineato un tratto che nella mistificazione che talvolta viene fatta anche per quanto riguarda la storia del socialismo riformista, riguarda anche la Merlin. Cioè, sembra che la Merlin, sono calabrese, l'accento doppio, me la dovete perdonare. Sono profondamente meridionale, benché nato all'estero. È una mistificazione che viene da lontano e che riguarda anche una personalità come quella di cui abbiamo appena sentito una delineazione precisa della sua dei tratti biografici. Perché sembra che lei non fosse socialista, fosse di tutt'altro orientamento, eppure è stata un anticomunista della ragione. E lei tese a sottolinearlo, è tese a contrastare, come ben ha messo in evidenza la professoressa, proprio questa sua distanza, questo suo criticare la deriva massimalista di quello che fu di quello che era il mondo, una parte del mondo socialista, non senza contraddizioni, vedendo poi, insomma, anche poi tutta la partecipazione alla vicenda Pisiuppina, che insomma necessiterebbe di ulteriori approfondimenti e ulteriori riflessioni, come sempre molto, molto complesse. La mia domanda è, prima di passare la parola, forse una suggestione, è quanto anche rispetto alla sua posizione referendaria sul divorzio abbia pesato proprio la sua origine, il suo vivere, il Veneto, il Bianco Veneto e quant'altro, forse uno dei temi insomma su cui si potrebbe un po' riflettere, quanto abbia inciso questo aspetto. Noi proseguiamo su questa carrellata biografica affrontando proprio un'altra grande personalità. Purtroppo la relatrice, la dottoressa Caterina Simian, autrice di una bellissima biografia. E questo testimonia anche il fatto che non è facile trovare persone, studiosi, accademici, che si cimentino proprio sullo studio biografico delle donne socialiste. Non è qui con noi, non abbiamo inteso sostituirla, anche perché era difficilissimo trovare qualcuno che avesse competenze specifiche su una figura così importante per la storia del socialismo italiano. Noi la ricordiamo come il sindaco di Torino, il primo sindaco donna della città di Torino, ma è stata una personalità che ha molto legato il suo impegno alla vita istituzionale di questo paese. Uno tra tutti, ricordiamo il suo impegno, credo, nel governo Fanfani, se non sbaglio come sottosegretario alla salute, in un momento di grande trasformazione del sistema sanitario nazionale, e soprattutto anche il suo impegno internazionale, visto che è stato un deputato europeo attivo, soprattutto dopo l'atto unico, quindi fino al 94, in cui si conclude la sua parabola politica ed istituzionale. La
quella che veniva chiamata l'avvocato, noi ricordiamo era un avvocato penalista, una donna in quei tempi, un avvocato penalista era al limite dello scandalo anche nel mondo, dell'avvocatura, si forma in quella che è stata una grande palestra, lo è stata per molti uomini, pensiamo a Bettino Craxi piuttosto che Marco Pannella, ma era una grande palestra, quale fu Luggi. Questo è un altro elemento molto importante, perché i movimenti studenteschi anche lì iniziavano un po' a integrare queste questioni relative alla donna. E la relazione della professoressa Simiad che ci ha mandato, abbiamo chiesto alla professoressa Isastia di poterne dare lettura in modo da non dover bypassare e quindi avere un'ulteriore mancanza per cui siamo stati ulteriormente già richiamati in più occasioni. Quindi professoressa, se dà lettura della relazione poi passiamo alla sua relazione proprio su Elena Marinucci. Relazione molto interessante, quella di Caterina Simiand su Maria Magnani Noia, che leggo con grande piacere. Si sente? La figura politica di Maria Magnani Noia è accesa? Adesso si sente? Bene. La figura politica di Maria Magnani Noia va sottratta all'oblio storiografico che finora le è stato riservato, in quanto è stata un importante protagonista della vita pubblica torinese e di quella nazionale. È stata la prima sindaca donna della città di Torino, come è stato già ricordato, lasciando un'impronta determinante nell'evoluzione urbanistica di un grande centro industriale in una fase di trasformazione economica e strutturale. È stato un personaggio di primo piano della vita politica torinese e del Partito Socialista in particolare. È stata un'avvocata, protagonista di importanti processi, a partire da quello del 1978 che si celebrò nella sua città contro le Brigate Rosse. È stata una parlamentare che ha firmato progetti di legge fondamentali per l'evoluzione civile di questo paese, come la legge sul nuovo diritto di famiglia del 1975. È stata una parlamentare europea e soprattutto è stata a lungo un riferimento per le tante battaglie combattute dalle donne nel secolo scorso. Qui la relatrice, l'autrice del saggio, si limita ad accennare a quest'ultimo aspetto che molto meriterebbe, anche se meriterebbe di parlare molto su quello che fece come amministratore del Comune di Torino. In particolare Maria Magnani Noia è stata una protagonista politica di grande rilevanza e spessore nel rappresentare al meglio l'impegno delle donne nel Partito Socialista Italiano, a partire dagli anni del centro-sinistra fino allo scioglimento del PSI. La sua attività è stata per molti versi emblematica nel saper cogliere i fermenti culturali e al contempo i bisogni sociali che le masse femminili andavano maturando con le trasformazioni indotte dal boom economico e dallo sviluppo dei decenni successivi, traducendoli in istanze politiche concrete non sempre facilmente veicolabili nell'agone politico. In tal senso Magnani Noia è riuscita a collocarsi nella continuità della tradizione riformista di Anna Kuliscioff e Lina Merlin, che con tenacia avevano individuato degli obiettivi altamente simbolici per l'emancipazione femminile, da quello del suffragio alla tutela del lavoro femminile, all'eguaglianza salariale, all'eliminazione dello sfruttamento sessuale da parte dello Stato. E avevano lottato per imporli all'attenzione recalcitrante di un universo politico largamente maschile. L'approdo alla politica socialista non fu immediato per lei, ma fu il frutto di una maturazione all'incirca decennale che la portò dalle posizioni liberal-democratiche al progetto riformista di Nenni e Lombardi. Non è un caso, io credo, che nel 1958 Magnani Noia fosse tra le animatrici del Comitato Associazioni Femminili Torinesi, che riuniva un insieme di importanti sigle di associazioni storiche di donne, sia politiche che professionali, con l'eccezione del CIF, la maggiore organizzazione femminile cattolica. Aveva lo scopo di studiare i problemi sociali femminili, poiché non si può concepire un lavoro sociale se non è basato su dati scientifici, ed ebbe a lungo una rilevante importanza come sede di raccordo e di promozione di iniziative unitarie. In quella sede conobbe Frida Malan, un'insegnante di fede valdese che aveva alle spalle un'importante esperienza resistenziale proveniente dal Partito d'Azione e anche lei in procinto di avvicinarsi al PSI.
Nel CAF venne ripresa la vecchia questione già posta da Anna Kuliscioff circa il modo di coniugare le rivendicazioni e l'indipendenza economica delle donne con le battaglie per i diritti civili e politici quali aspetti inscindibili di un'unica lotta. Nel secondo dopoguerra, ben presto il femminismo avrebbe riproposto da capo il dilemma, con esiti che saranno poi svariati e talora divaricati rispetto alla politica dei partiti. Ma quello che preme notare qui è che Maria Magnani Noja, fin dai prodromi del centro-sinistra, era certamente per una saldatura tra l'eguaglianza economica con quella politica e giuridica. In un importante convegno organizzato dal CAFT nel 1961 risuonavano nuovamente le parole della Kuliscioff, per cui l'eguaglianza economica si saldava inscindibilmente a quella politica e giuridica. Non solo, era la stessa lotta politica per la conquista dei pieni diritti che si veniva profilando come strumento essenziale per la formazione della personalità femminile. Tuttavia, chiunque si accostasse alla storia del movimento femminile socialista nel secondo dopoguerra ne traeva l'impressione che quell'antica discrasia fosse lungi dall'essere sanata. La saldatura tra lotta di classe ed emancipazione femminile rimaneva un programma tutto da scrivere e da interpretare, di cui le donne avrebbero dovuto farsi carico in prima persona. Una lunga via si parava davanti da percorrere, certo a fianco degli uomini, ma preparandosi alla tutela dei propri diritti e delle proprie prerogative di genere. Come era arrivata Maria Magnani Noja a tale maturazione politica? Allora, apparteneva ad una famiglia dell'industriosa imprenditoria biellese ed era di tradizioni liberali, ma quando chiese di iscriversi a giurisprudenza perché da grande voleva fare l'avvocata, la famiglia cercò di opporsi in tutte le maniere, perché fare l'avvocata era considerato un'assoluta follia in quel periodo storico. Del resto, nella provincia di Torino, nel 1956 vi erano 17 donne su 909 iscritti, quindi effettivamente la situazione non era brillantissima. E poi ci sono testimonianze successive di Maria Magnani Noja che dice che le guardavano strano, pensavano che andasse a cercare marito o, nella migliore delle ipotesi, le consideravano segretari di studio. È importante mettere in luce la sua passione professionale e la scoperta di quella passione, perché l'essere avvocata e essere politica per Maria Magnani Noja fu davvero tutt'uno. La scoperta avvenne attraverso lo studio della Costituzione e dei valori che la Costituzione le insegnò. La sua formazione professionale fu infatti fondamentale per molte sue scelte politiche successive che la portarono inevitabilmente a battersi perché la Carta Costituzionale fosse attuata, soprattutto in quelle parti che ancora ricadevano sotto il codice Rocco, sia per la crescita dei diritti civili che per l'evoluzione sociale delle donne nel mondo del lavoro. Impossibile senza un diritto di famiglia che ne tutelasse la parità e le traesse dal loro ruolo tradizionalmente ancillare rispetto al marito. Quindi l'avvicinamento alla politica fu naturale, prima nel Partito Radicale di Mario Pannunzio, che la portò ad essere candidata per la prima volta alle amministrative nel 1956, e poi, quando il PR, quello del Partito Frigio, si disperse, nel Partito Socialista. L'approdo al PSI fu per lei una scelta coerentemente e convintamente riformista. Sperava che il governo di centrosinistra avrebbe aperto delle prospettive di legge altrimenti impensabili. Infatti si pose su posizioni autonomiste insieme a Frida Malan e a tutta l'area giolittiana. Scelse di battersi contro la sinistra del partito, quella psiupina, che rifiutava il centrosinistra e che si portò via nel 63-64 qualcosa come i tre quarti della federazione di Torino, tra Bassiani, Carrissi d'Antan, Vecchiettiani. Arrivava pertanto in un periodo tra i più travagliati, ma questo non le impedì di emergere quasi immediatamente e soprattutto di riunire intorno a sé le donne del partito, su cui ebbe sempre una grande ascendenza. Se c'era una cosa che le riusciva egregiamente, era quella di non essere divisiva, ma di aggregare persone e opinioni. Da vera leader qual era, ponendosi a metà tra la generazione resistenziale e quella del 68, con cui approderà negli anni 80 anche il Consiglio Comunale, andando a costituire uno dei nuclei femminili di partito tra i più consistenti, con ben quattro consigliere.
Qual era l'agibilità politica delle donne in un partito di uomini come il PSI torinese degli anni 60 e 70? Assai ridotta. A giudicare dei dati percentuali relativi alla rappresentanza femminile nelle istituzioni, quale risulta da alcuni studi. Lo stesso dicasi per la presenza negli organi direttivi di partito, quasi nulla, almeno fino al referendum sul divorzio, dove era esploso il protagonismo femminile e il suo peso elettorale. Per gli uomini di partito, l'emancipazione faceva parte di un bagaglio politico condiviso ed era ritenuta funzionale alla maturazione politica delle masse femminili, alla loro laicizzazione e alla crescita della forza lavoro. Le donne nelle istituzioni potevano promuovere tale processo, ma di ciò di cui in ultima analisi ci si preoccupava era garantire a sinistra il voto femminile, da sempre fonte di inquietudini, cioè le donne dovevano portare i voti delle donne e basta, e poi farsi da parte e non dar fastidio. La scarsa attenzione, se non la sufficienza con cui l'elemento maschile trattava i cosiddetti problemi femminili, ritenuti sempre minori rispetto alla politica alta, traspare da molti ricordi di Maria Magnani Noia. E allora cosa dice Maria Magnani Noia? Che quando si discuteva tra uomini e donne di questioni di interesse generale, gli uomini ascoltavano volentieri le donne, ma come si andava a parlare di problemi delle donne, lì si vedeva che cominciavano a sbuffare, ad avere un atteggiamento non più amichevole ed aperto, come avevano in altri momenti. Cioè, non ci interessa, insomma. Ecco, un quadretto non proprio idilliaco, da cui si intuisce fin troppo bene come si tendesse a trattare ad un livello paritario le compagne di partito, purché brave e disposte a misurarsi con i canoni maschili. Ma si cercasse di eludere i loro problemi, anche sul piano teorico, e meno che mai ci si preoccupasse delle difficoltà che una donna doveva accollarsi per essere attiva e competitiva nell'agone politico. Era un partito dove alle donne erano riservati per l'appunto i problemi femminili, quasi che esse fossero un problema a se stesse, salvo poi ghettizzare la commissione femminile, a volte manco riconosciuta dagli organi di partito. Le socialiste coglievano con grande prontezza i problemi legati alla famiglia, dal divorzio alla contraccezione, allora addirittura vietata, al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Una delle questioni più dibattute era proprio quella della contraccezione, così come indicato nel convegno nazionale del dicembre 1961, intitolato «La donna nella fabbrica e nella società», in cui si chiedeva la liberalizzazione degli anticoncezionali come strumento per la pianificazione delle nascite. Su questo fronte la Magnani era attiva anche in associazioni esterne al partito, ma di forte ispirazione radical-socialista, la LID, Lega Italiana per il Divorzio, e l'AIEMP, Associazione per l'Igiene e l'Educazione Matrimoniale e Prematrimoniale, un'associazione apartitica che si occupava di fatto della propaganda anticoncezionale. Tuttavia il problema della rappresentanza femminile interna e nelle istituzioni persisteva, a dispetto della sostanziale presa d'atto e del dibattito condiviso di temi tipici dell'emancipazione. Quando dal piano della enunciazione dei principi si passava alla concretezza della vita vissuta nel partito, scattavano meccanismi che impedivano di riconoscere l'esistenza di una forte emarginazione femminile al proprio interno e di porvi rimedio. Ben inteso, si trattò di un fatto generalizzato e non limitato al PSI, in quanto praticamente tutti i partiti storici misero in atto gli stessi comportamenti. Il fenomeno non può che spiegarsi con le modalità della inclusione politica e le forme della militanza che risultavano particolarmente penalizzanti per le donne in un ambito fortemente concorrenziale, anche per le contrapposizioni ideologiche che avevano spaccato il PSI sulla questione comunista sin dal dopoguerra e almeno fino a tutti gli anni 70, finché non ci si ritrovò su una piattaforma condivisa rappresentata dal progetto socialista approvato dal Congresso di Torino del 1978 e si consolidò il nuovo corso con un accordo interno. Lunghissima la querela interna tra uomini e donne con toni aspri come quelli di Maria Magnani Noia in un convegno del 1975 dove lanciava un severo j'accuse all'indirizzo dei dirigenti
indicando nell'emarginazione delle donne all'interno nient'altro che una conseguenza grave del deterioramento strutturale degli ultimi anni. Da notare che non poneva in primo luogo l'agibilità politica nella questione delle quote interne, anche se allora si adeguò alla maggioranza delle richieste provenienti dalla base femminile del partito. L'accento andava invece sul raccordo partito-società, che avrebbe secondo lei naturale sul raccordo partito-società, che avrebbe secondo lei naturaliter aperto le porte alla militanza delle donne. Le sue convinzioni politiche si andavano intanto radicalizzando, conformemente a quelle della sinistra lombardiana, che avrebbe voluto che il PSI passasse ad un'opposizione di lungo periodo che permettesse la maturazione di una alternativa di sinistra. Tuttavia la Magnani Noia non è omologabile ad una tendenza. In realtà tutta la sua attività politica si inserì sempre intelligentemente nell'ambito di un riformismo praticabile e concreto, mai compromissorio, perché sostanziato e sostenuto da ampi movimenti, sia organizzati che di opinione, cui seppe sempre collegarsi all'interno e all'esterno del partito. Un riformismo incentrato sulle tante problematiche che toccavano i diritti civili e che ledevano in particolare i diritti femminili, ma sempre attento anche agli aspetti sociali che ogni fenomeno comportava in sé, coinvolgendo con la crescita civile delle donne la maturazione dell'intera società. Fu deputata dal 72 all'83 e dopo aver preso atto della fine del primo centro-sinistra, si batté sempre contro tutti i compromessi che stavano avanzando sull'onda dell'intesa tra cattolici e comunisti con la segreteria Berlinguer. Il divorzio era da lei concepito non solo come un diritto civile, ma come un primo passo per l'instaurarsi di un nuovo tipo di famiglia che ponesse la donna su un piano di parità sociale, sostanziando un diritto che altrimenti sarebbe rimasto impraticabile per molto. Era solo un momento della più vasta battaglia contro la discriminazione sessuale attuata innanzitutto dalla società capitalistica e perpetrata in famiglia. Parimenti, quando si trattò dell'altra grande campagna per il diritto all'aborto, più volte sottolineò, in polemica anche con le posizioni del radicalismo laico, che esso non è riconducibile ad un diritto civile, ad una questione di libertà individuale e privata comunque esercitata, ma è in sé un male sociale che va affrontato. Un diritto civile è la libertà e la salute della donna che va tutelata e a cui va permesso di scegliere una maternità responsabile, recuperando a livello più alto il diritto alla vita attraverso l'educazione, la prevenzione, l'assistenza. Sottrarre la donna alla subalternità e consentirle un ruolo sociale autonomo furono le ragioni che ispirarono anche la vasta attività riformatrice che la parlamentare piemontese svolse in Parlamento su questi temi dal 1972 al 1983. I progetti di legge da lei presentati riguardavano le modifiche al diritto di famiglia che poi si concretizzò nella legge del 1975, la tutela del lavoro a domicilio 73, la depenalizzazione dell'aborto 73, l'istituzione dei consultori 74, l'inapplicabilità della carcerazione preventiva nei casi di aborto 75, l'interruzione di gravidanza 76, la parità di trattamento in materia di lavoro 77, l'educazione sessuale nelle scuole 77, le nuove norme a tutela della libertà sessuale e contro la violenza sessuale 77, l'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore 79, la riforma degli istituti dell'adozione e dell'affidamento 79, le modifiche alla legge sul divorzio e poi a quelle sull'aborto, le modifiche alla legge sulla cittadinanza, il riconoscimento del figlio naturale. Credette sempre nella possibilità che la cultura laica e progressista potesse prevalere nel paese, non come una clava scagliata contro il cattolicesimo, ma come lo strumento principe di una democrazia, il terreno naturale dove incontrarsi, anche con i cattolici, per dibattere di problemi comuni a tutti, quelli sociali inscindibili dall'esercizio dei diritti della persona. Le sue ultime battaglie, ormai senza partito,
Le fece con lo stesso spirito laico insieme ad un'associazione femminile, lo Zonta International, con una sede a Torino, e furono dedicate alle donne immigrate e in particolare al problema dei matrimoni forzati. Ancora una volta indicava una strada, senza le remore e i pregiudizi che nel frattempo avevano stravolto gran parte del femminismo odierno. Caterina Simiand, grazie. Va bene? No, non sono problemi a riprendere fiato. Allora, seguiamo l'ordine dei lavori. Seguiamo l'ordine. L'ordine dei lavori, continua la professoressa Isastia, facciamo la relazione su Elena Marinucci. Le relazioni sono in sequenza, i personaggi storici sono in sequenza ed è bene lasciare l'ordine. Eccomi qua sulla mia amatissima Elena Marinucci, un personaggio che è veramente stupendo. Allora. La storia delle donne deve tanto ai partiti laici italiani e al Partito Socialista in particolare, ma per uno strano gioco di specchi, mentre le storiche femministe hanno continuato ad ignorare, prego accomodati, mentre le storiche femministe hanno continuato ad ignorare l'apporto socialista alle battaglie più importanti, perché ideologicamente su posizioni diverse, gli eredi di quel partito hanno rapidamente rimosso la memoria dell'impegno a favore delle donne, delle battaglie e degli straordinari successi raggiunti. La biografia di Elena Marinucci si lega idealmente a quella di tutte le figure femminili di cui si è parlato e si parlerà oggi, da Lina Merlin a Maria Magnani Noia ad Agata Alma Cappiello. Marinucci è una militante socialista, è una militante femminista con una profonda cultura giuridica e la capacità di analizzare lucidamente quello che è accaduto e accade nel mondo intorno a lei, come si può constatare leggendo i tanti articoli da lei pubblicati per anni sul quotidiano del partito L'Avanti. È stata senatrice per 3 legislature dal 1983 al 1994, sottosegretaria alla Sanità e poi presidente della Commissione Sanità del Senato, eurodeputata dal 1994 al 1999. Il suo nome però si lega soprattutto ad una lunga attività a favore delle donne, alla divulgazione dei concetti delle pari opportunità e delle azioni positive, alla creazione della Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna presso la Presidenza del Consiglio, di cui è stata la prima Presidente dal 1984 al 1987. Sposata, madre di 2 figli, avvocata, per 22 anni ha insegnato diritto in un istituto superiore. Di vasta cultura e forti passioni politiche, ha vissuto tutte le fasi cruciali della storia delle donne in Italia nella seconda metà del Novecento, dal neofemminismo post-sessantottesco, il quale è nato in un clima complessivamente movimentista e non istituzionale, proprio dalla critica alle istituzioni ha tratto una linfa vitale di cui non è lecito disconoscere la ricchezza e le potenzialità emotive e culturali, al filone riformatore laico-socialista che ha guidato e sostenuto le battaglie per la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, per la legge sulla violenza sessuale, per le pari opportunità e le azioni positive. Sosteneva in una intervista rilasciata alla giornalista Paola Cascianti, il rapporto delle donne con la politica è stato uno dei temi più importanti del dibattito degli anni del femminismo e del post-femminismo. Da una critica serrata all'antropocentrismo delle istituzioni, al rifiuto della politica tout court, al disagio delle donne nei partiti, al coinvolgimento, al convincimento che per cambiare le istituzioni bisognava starci dentro, e che femminilizzare la politica voleva dire soprattutto restituire alla politica una interezza che le mancava, fino alla scoperta, a volte strumentale, sempre tardiva da parte delle forze politiche tradizionali del pianeta donna, alla constatazione che anche nel quotidiano della politica le donne avevano qualcosa di nuovo da dire. Finita la citazione da Marinucci. E anche grazie a Elena Marinucci che il femminismo riformista degli anni Ottanta è riuscito a realizzare iniziative concrete per le donne. In un'altra intervista, sempre a Paola Cascianti, Marinucci sosteneva che il discorso del separatismo è ormai superato storicamente.
il momento del neofemminismo è superato anche da chi l'ha predicato e praticato. Ormai le donne hanno scelto, nella stragrande maggioranza, di stare attivamente all'interno delle istituzioni per cambiarle. Non era affatto così. E lo scontro tra le anime del femminismo era ancora molto forte, ma è interessante sottolineare il grande ottimismo che lei diffondeva nella certezza di essere dalla parte giusta, nell'interesse delle donne. Dopo aver attraversato e condiviso il mondo femminista separatista, antisistema e antipartito, si era convinta che le donne, per poter contare politicamente, dovevano prima di tutto contare nei partiti. Ed è quello che diceva prima di lei Maria Magnani Noia, tale quale. Erano i partiti a determinare le candidature, a stabilire chi doveva entrare in Parlamento e chi doveva solo portare voti. Dunque era convinta che la battaglia per cambiare la condizione delle donne andava fatta innanzitutto nei partiti. Elena Marinucci arriva alla politica già adulta, culturalmente preparata, consapevole del dibattito femminista maturato dentro e fuori dal movimento, nella società, nei partiti, in Italia, ma soprattutto all'estero, nella Comunità Economica Europea e all'ONU. È fondamentale partire da questa consapevolezza per capire chi è stata Marinucci e quale ricchezza politica ha portato nel PSI. Si è formata all'interno dell'Unione Donne Giuriste, è stato già detto, ed è un momento fondamentale di formazione. Qui ha fatto la sua gavetta, qui ha conosciuto Maria Magnani Noia, che è stata per un periodo l'unica parlamentare socialista donna. Ne è diventata grande amica e con lei ha condiviso progetti e aspettative di cambiamento. Una grande palestra negli anni 70 è stata anche la partecipazione agli incontri dell'Internazionale Socialista delle Donne, dove ha sentito affrontare e dibattere per la prima volta questioni che in Italia erano ancora ignote ai più. È stata la scoperta di un mondo e di una progettualità a favore delle donne che poi ha cercato di applicare in Italia. La sua lunga esperienza di docente le ha dato una grande capacità di spiegare e argomentare in modo chiaro e comprensibile a tutti. Nel contempo, come moglie di un politico socialista, assorbe giorno per giorno la cultura del partito, pur non pensando fino alla metà degli anni 70 di entrare a farne parte. Da militante socialista scrive sul giornale del partito, ma da femminista scrive sulla rivista F questioni che non le era consentito di trattare sul giornale. In difesa della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, in difesa dei diritti dei bambini, sull'adozione, sulle conferenze internazionali sulle donne. Quando è già dentro al partito, fonda e dirige i Quaderni delle Donne Socialiste. Qui sono pubblicati i suoi scritti del 1982-83, di fondamentale importanza per capire la progettualità delle socialiste in quegli anni e in particolare la capacità di Marinucci di educare ad un inedito femminismo governativo un'intera generazione. Quello di Marinucci era un mondo popolato da donne di tutti i ceti sociali. Il suo è stato un lavoro di donne, fra donne e per le donne. Non amava che si parlasse di lei al singolare perché sosteneva di aver sempre cercato di lavorare in gruppo per far emergere il risultato del lavoro collettivo. In realtà era una grande protagonista. Però è vero che lavorava in gruppo. Da qui l'importanza dell'impegno svolto all'interno della Lega delle Donne per il Socialismo per diffondere la contraccezione e la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, per organizzare incontri e dibattiti, soprattutto nel meridione d'Italia. Presidente della Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna dal 1984 all'87, ha finalmente la possibilità di concretizzare i suoi progetti insieme ad un significativo numero di donne di tutte le posizioni politiche. Attraverso le presentazioni delle pubblicazioni della Commissione, ne hanno fatte tantissimo in 3 anni, possiamo seguire le linee d'azione e le finalità di molte iniziative. Colpisce l'attualità dei temi trattati, proposti negli anni 70 e 80 e ancora oggi al centro della riflessione politica. Il lavoro delle donne, la differenza di retribuzione, la mancanza di asili nido, la cultura patriarcale della società italiana, i pregiudizi di genere, la difesa della legge 194. Eletta senatrice nel 1983, entrò a far parte della Commissione Giustizia, dove presentò nuovamente la proposta di legge di Maria Magnani Noia destinata a ridurre il tempo di attesa tra separazione e divorzio,
raggiungendo l'obiettivo dell'approvazione delle nuove norme grazie all'aiuto concreto di Nilde Iotti, allora Presidente della Camera, che praticamente calendarizzò in tempo reale il disegno di legge e lo fece votare poche ore prima che il Governo si dimettesse. Non riuscì invece a far votare la legge sulla violenza contro le donne, il cui iter parlamentare durò 20 anni. A questo disegno di legge Marinucci dedicò molte energie, scontrandosi però con la vasta area del mondo cattolico che si rifiutava di entrare nel sacro recinto della famiglia e che non voleva neanche prendere in considerazione l'ipotesi che proprio tra le mura di casa la donna potesse essere abusata fisicamente e psicologicamente. A giugno del 1986, la tela pazientemente tessuta in commissione nell'arco di un anno e mezzo e 37 sedute fu disfatta in aula da quelle stesse forze politiche che avevano rallentato in ogni modo i lavori. Lo denunciò Marinucci, nominata relatrice per l'aula, cui si deve una splendida e documentata relazione al disegno di legge. Era amareggiata e delusa per aver mancato un obiettivo cui teneva molto. La nona legislatura fu comunque la prima in cui si manifestò la volontà di approvare una legge di riforma che collocasse la violenza sessuale nei suoi reali confini giuridici, riconoscendone la gravità sul piano sociale, personale e penale. Attenta al dibattito internazionale che si era aperto a Città del Messico nel 1975, con la prima conferenza mondiale sulla condizione femminile, in coincidenza con l'anno internazionale delle donne, celebrato per ricordare alla comunità internazionale che la discriminazione nei loro confronti continuava ad essere un problema in gran parte del mondo, Marinucci chiese a Craxi, appena nominato Presidente del Consiglio, la nascita della Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna. Il Piano d'Azione Mondiale votato a Città del Messico stabiliva che uno degli obiettivi nominali per i governi degli Stati doveva essere quello di creare un meccanismo multidisciplinare e multisettoriale al fine di assicurare più rapidamente alle donne l'eguaglianza delle possibilità e la piena integrazione nella vita del Paese. Alcuni Stati, come la Gran Bretagna, il Belgio, il Portogallo, avevano costituito commissioni nazionali, altri Paesi, come la Francia e la Svezia, avevano creato un ministero. Il progetto della Commissione entrava dunque nel programma di governo e Craxi ne parlò nel suo discorso di presentazione alle Camere al punto 5/7. Alla fine del suo discorso, in cui sintetizzò la situazione al momento, disse: nel frattempo è intenzione del governo costituire presso la Presidenza del Consiglio una commissione che anticipi nei limiti consentiti dalla Costituzione vigente gli indirizzi a cui si informano le indicate proposte. Il 12 giugno del 1984 viene istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi la Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio presieduta dalla senatrice Elena Marinucci, composta da 25 donne che per aver raggiunto posizioni di vertice nei propri ruoli professionali e sociali possano costituirsi come modello di riferimento per la conquista di un reale protagonismo femminile nella storia e nella società. Nella Commissione erano presenti, insieme alle responsabili nazionali femminili dei partiti o da loro rappresentanti, tutte le anime del femminismo, a partire da Alma Sabatini, che era stata la prima presidente del Movimento di Liberazione della Donna, radicale e convinta, alle cui competenze dobbiamo la campagna sul sessismo nella lingua italiana, che all'epoca fece molto rumore e suscitò forti reazioni di rigetto, ma aprì una strada che da allora sono stati molti a percorrere, sia pure con grandi difficoltà evidenti ancora oggi. Nel 1985 la Commissione Nazionale pubblicò la prima ricerca statistica sulla condizione delle donne in Italia grazie al lavoro di una dirigente dell'Istat, grazie a Rangiu Ruiz, un lavoro pionieristico che fu poi diffuso anche nei paesi di lingua francese e inglese perché il libro fu tradotto e diffuso dalla Comunità Economica Europea. Seguendo le linee guida del programma di azione 1982-85 della Comunità Economica Europea, furono svolti seminari sui congedi parentali e sugli asili nido. Ed è ancora una raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea del 1984
ad indirizzare la Commissione di Palazzo Chigi a focalizzare il concetto di azione positiva, una strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità, grazie a misure che permettono di contrastare o correggere discriminazioni che sono il risultato di pratiche e sistemi sociali. In Italia, la prima diffusione di questi concetti arriva attraverso il lavoro della Commissione, che nel 1986 pubblica un opuscolo destinato a far comprendere come si applica e che cos'è in realtà un programma di azione positiva. Scrive Marinucci nella prefazione all'opuscolo. Cito: il concetto di azione positiva è rivoluzionario nel senso che rivoluziona tutte le idee ricevute e in particolare la cultura vetero-emancipazionista, a cui sono saldamente ancorati donne e uomini che si credono progressisti e per i quali l'uguaglianza tra donna e uomo, garantita da costituzioni e leggi, è di per sé sufficiente a garantire la parità delle opportunità. Fine della citazione. Seguono una serie di iniziative concrete, tra cui la campagna Vota Donna, una grande campagna che spinse nel 1985 a far votare le donne che stavano negli elenchi ovviamente da votare. E fu una grande campagna, erano elezioni amministrative del 1985. Poi un'altra campagna che fece chiasso fu quella Podio Donna. E la commissione chiese al direttore del Teatro dell'Opera di Roma di organizzare una serie di concerti facendoli dirigere da direttrici d'orchestra donne. Bene, la prima serata i musicisti si rifiutarono di suonare perché rifiutavano di essere diretti da una donna. Dovettero intervenire i sindacati per costringere i musicisti a suonare diretti da una donna. Ecco, questo per darvi il quadro, e stiamo parlando della seconda metà degli anni 80 del Novecento. E infine Elena Marinucci intensificò l'assegnazione di onorificenza alle donne. Erano pochissime le donne cui veniva consegnata dal Presidente della Repubblica un'onorificenza. Elena Marinucci le moltiplicò perché disse: non si capisce perché solo agli uomini venga riconosciuto il loro merito, alle donne no. E quindi ci fu una serie molto lunga di donne a cui furono dati i riconoscimenti. Marinucci ha avuto sempre una grande attenzione alla comunicazione. Dicevo che si parlava molto bene, era molto chiara, era molto didascalica, era comprensibile a tutti. Ebbene, la Commissione per la realizzazione della parità uomo-donna è molto attiva e mantiene un filo diretto con tutta la stampa nazionale, con continue conferenze stampa per illustrare l'attività svolta e i progetti avviati. La stampa riporta continuamente notizie di iniziative e interviste a Elena Marinucci, che è presente anche in televisione, su tutti i canali, dalla mattina presto alla sera tardi. Raccontava che era andata perfino a mezzogiorno della Raffaella Carrà, appena programma della mattina, che era nato da pochissimo, lei ignorava che cosa fosse, la invitarono e lei andò di corsa, perché dovunque andava lei parlava dei progetti della Commissione, delle battaglie che si stavano facendo per le donne e a cui tutte le donne dovevano partecipare. E diceva: io parlavo in maniera molto chiara, tutti capivano che cosa dicevo, non passavo neanche in sala trucco, non mi facevo pettinare, arrivavo, parlavo e me ne andavo, quindi ero comodissima per tutti ed era sempre in televisione. E, diventata sottosegretaria lasciò la Commissione Pari Opportunità con enormi dolore, ma le logiche della politica erano quelle e la presidenza della Commissione passò a Tina Anselmi. E lei viene nominata sottosegretaria alla sanità, non un ruolo che non gradisce, però è efficiente anche in quel ruolo, e in quel ruolo continua ad essere attiva anche sulle questioni di genere. Io solo di questo parlo, non di tutta l'attività contro il fumo eccetera. Si impegnò a migliorare la condizione professionale delle infermiere, fu lei a volere la laurea breve infermieristica ed era molto orgogliosa che ad All'Aquila si era aperto il primo centro, la prima laurea breve. E quindi migliorò la condizione professionale delle infermiere e si batté per l'introduzione in Italia della pillola RU486, ma senza successo per le fortissime opposizioni che incontrò. Diventato infine europarlamentare, dal 94 al 99, pubblicò alcuni fascicoli divulgativi. Vi prego se abbassate, si rimbomba tutto, purtroppo la sala ha anche una piccola parola, chiedo scusa. Ho finito, voglio dire che anche da europarlamentare, oltre a fare nel Parlamento Europeo, spiega,
pubblica opuscoli in cui racconta che cos'è l'Europarlamento, che cosa fa l'Europarlamento, in che cosa si raccorda l'Europarlamento con i parlamenti nazionali e con la vita della gente. E conclude, io cito soltanto questo da una pubblicazione del 96, occorrerebbe che nell'associazionismo, nei partiti, nelle scuole, nelle istituzioni locali, sui mezzi di comunicazione si svolgesse un ampio dibattito sul futuro dell'Europa, sul perché l'Europa, su quale Europa. Nulla di più attuale. Grazie. Grazie. Prova. Senza perdere tempo, io passerei all'ultima biografia della giornata, è dedicata a una socialista, a una milanese. E credo che è un connotato molto importante nella biografia di Agata Alma Cappiello, e anch'essa avvocato, quindi gli stereotipi del Partito Socialista, che era il partito dei professori e degli avvocati, ecco, vanno anche per quanto riguarda il genere femminile, vanno un po', come dire, ad alimentare questo racconto. Diciamo, era una battuta molto in voga al tempo e utilizzata anche in senso molto dispregiativo. Quindi hanno delle competenze concrete. Ringrazio la professoressa Ilaria Stazzi e la ringrazio non solo per aver accettato l'invito per trattare una relazione. Lo ripeto, non è semplice trovare studiosi che sappiano affrontare una ricostruzione storico-scientifica a carattere biografico di queste personalità. Quindi quello che abbiamo messo in piedi è veramente, diciamo, un tentativo che insomma merita quantomeno un minimo di attenzione. Quindi chiederei veramente in sala di evitare questi pur parler, perché purtroppo la sua conformazione fa sì che qui rimbomba tutto, quindi i nostri relatori poi non riescono bene a intervenire. Grazie. Mi unisco ai ringraziamenti, ringraziando la Fondazione Craxi e le professoresse Fiorenza Taricone e Anna Maria Isastia per questo invito qui. E vorrei iniziare il mio intervento sul pensiero e sull'attività politica di Agata Alma Cappiello con una piccola premessa, appunto. Sono onorata intanto di essere qui in questa sede istituzionale a parlare di una personalità di eccezionale rilevanza e levatura politica, sia nel panorama del socialismo italiano, sia e soprattutto nell'ambito delle politiche femminili degli anni Ottanta. Eppure devo dire di aver incontrato non poche difficoltà nel rintracciare informazioni dettagliate sulla sua biografia. Allo stato attuale delle mie ricerche, infatti, non vi sono pubblicazioni scientifiche relative alla storia del femminismo, alla storia delle donne o alla storia del socialismo che trattino in maniera puntuale dell'operato di Cappiello, che pure, a mio parere, dovrebbe essere messo in rilievo. La prima parte del mio intervento mirerà pertanto a riscoprire la sua biografia politica, da un lato attraverso la voce di coloro che condivisero con lei percorsi e valori politici, dall'altro grazie all'intervista lei fatta da Serena Cipolle, pubblicata nel 99, con il titolo «Infrangere il tetto di vetro, 15 anni di politica per le donne». Seguirà una breve analisi della sua esperienza parlamentare, esponendo i progetti e le leggi che portano il suo nome e che, potremmo dire, hanno fatto storia. L'ultima parte tenterà invece di ricostruire un momento tormentato della sua attività di deputata e di responsabile nazionale delle donne socialiste, che suscita interesse, a mio vedere, per la sua drammatica attualità. Mi sono servita principalmente di fonti orali, dunque, a partire dal toccante elogio funebre di Vittorio Craxi, pronunciato il 7 novembre 2006, quando una lunga malattia la portò via prematuramente. Legata da una sincera amicizia politica e personale a suo padre Bettino, egli così ricordò i suoi esordi in politica. Alma si avvicinò quasi casualmente alla vita politica attiva, in quanto studiosa ed operatrice del diritto, nonché fervente difensore delle cause che riguardavano la dignità e la parità delle donne sui luoghi di lavoro, in famiglia e nella società. Alma aderì con entusiasmo e convinzione alla nostra causa, fino a diventare una delle esponenti più in vista del nuovo corso del Partito Socialista Italiano. E ancora, ho terminato la citazione, è ancora estremamente interessante risulta la registrazione di un convegno organizzato in suo ricordo a Milano nel 2007. Infine, si può ascoltare finanche la sua voce in occasione dell'intervento che tenne all'Assise Congressuale dei Socialisti Democratici Italiani, quando decise di aderire al nuovo partito.
Si tratta di 8 minuti di registrazione dai quali trapela intera la sua passione politica, il suo fervido richiamo all'unità della casa socialista, che rischiava la completa dissoluzione a causa dei personalismi politici, ai quali contrapponeva i comuni valori di giustizia, di parità, di laicità. Ma torniamo all'inizio della sua attività politica. Proveniente da una famiglia originaria di Napoli, Agata Alma Cappiello nacque a Milano il 16 gennaio 1948. Avvocata civilista, amata docente di diritto nei licei e pubblicista, il suo impegno politico iniziò come consigliera comunale nella sua città, all'interno della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili. Cappiello era infaticabile. Infatti, contestualmente, Craxi chiese a Elena Marinucci di inserire Alma nella Commissione Parità presso la Presidenza del Consiglio, la quale dunque vi entrò come coordinatrice e nel gruppo di lavoro Donne e Diritto, con la finalità di divulgare informazioni e la cultura della parità. Così commenta Marinucci tale incontro. Ero un po' diffidente, perché quando un capo ti manda una compagna non puoi sapere né perché né chi è. E invece parlavamo lo stesso linguaggio, avevamo la stessa cultura, avevamo la stessa formazione. Nel frattempo Alma Cappiello era diventata deputata nella 10ª legislatura, quindi dall'87 al 92, poi senatrice nell'11ª, dal 92 al 94, potendo ora tentare di tradurre in azione politica i suoi sforzi di diffondere appunto quella cultura della parità. Per ragioni di tempo non è possibile oggi dare spazio a tutte le proposte e tutte le leggi alle quali Cappiello ha lavorato. Mi limiterò dunque ad esporre le iniziative più significative e relative appunto alle politiche della parità che condusse parallelamente su due fronti. Da una parte la realizzazione delle azioni positive per un ingresso massiccio delle donne nelle istituzioni e nelle professioni, dall'altra le sue battaglie per il riconoscimento dei diritti civili alle stesse, ma non solo a loro. Al fondo di entrambe si trovava l'ideale, che era per lei categoria euristica, di una democrazia paritaria, la quale andava realizzata per mezzo di una politica dell'attenzione, ripeteva continuamente nei suoi interventi pubblici, una politica etica dei valori e dei sentimenti, una politica che fosse di servizio alla collettività, scevra da ogni interesse particolare e dai personalismi politici, nella attuazione di un nuovo sistema di Stato sociale più vicino ai bisogni di ogni individualità. In questo senso il suo modello di azione furono sempre i 15 punti di programma delle socialiste che erano stati approvati dal partito con l'appoggio del segretario Craxi e stilati da Elena Marinucci, che non a caso Cappiello amava chiamare la sua maestra. Ed era stata ancora Marinucci, come ha prima ben esposto la professoressa Isastia, a introdurre per la prima volta nel nostro paese il concetto di azione positiva. Tuttavia però fu Alma Cappiello a dare concretezza legislativa a tale concetto, a partire dalla proposta del luglio 87, poi convertita in legge nel 90, riguardante la trasformazione della Commissione Nazionale Parità in Commissione Nazionale per la Parità e Pari Opportunità. Un cambio di denominazione che intese esplicitare ciò che il termine parità non contemplava, ovvero che l'uguaglianza formale giuridica tra i sessi non bastava più. Serviva ora la tensione verso un'uguaglianza sostanziale che andava realizzata fornendo alla Commissione nuovi strumenti di controllo su amministrazioni locali e istituzioni centrali. Questo è il fulcro della proposta di legge, che, ahimè, risultò svuotato nel testo definitivo. Infatti, ciò che nella proposta erano, cito le funzioni e poteri di coordinamento delle iniziative concernenti la condizione femminile e di vigilanza sull'applicazione delle leggi di parità, divennero nel testo di legge le generiche competenze di formulare proposte. Eppure la passionaria socialista, come veniva spesso chiamata sulle testate giornalistiche, non si lasciò scoraggiare e l'anno successivo fece approvare la legge 125 sulle azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. Era riuscita a formare un organismo di pressione, non era riuscita a formare un organismo di pressione e sorveglianza presso la Presidenza del Consiglio, ci riuscì dunque presso il Ministero del Lavoro, con l'istituzione del Comitato Nazionale di Uguaglianza di Opportunità tra Lavoratori e Lavoratrici. Qualche mese più tardi avrebbe commentato così, sarcasticamente, il voto in aula della legge. Cito: sicuramente siamo riusciti ad approvarla perché molti colleghi probabilmente non se ne sono accorti. Se ne è accorto Mortillaro, dici in compenso, e però l'abbiamo approvata lo stesso.
e però adesso bisogna attuare, bisogna applicare questa legge, mettendo in moto anche il ministro Morini del lavoro. E però adesso è tutto lì che giace, erano passati pochi mesi dal voto della legge. Proseguì il suo lavoro di creazione di strumenti operativi di parità con la legge 215 del febbraio 92 riguardante le azioni positive per l'imprenditoria femminile. Grazie ad essa istituì un comitato anche presso il Ministero dell'Industria, presieduto dal ministro stesso e di cui divenne vicepresidente. La legge pose inoltre un fondo nazionale per agevolazioni e finanziamenti a donne o società di donne. La portata storica e rivoluzionaria di tali normative è perspicua. Per la prima volta furono introdotte nell'ordinamento giuridico italiano le discriminazioni positive nei confronti delle donne, dando inizio a un'inversione della realtà del diritto dal principio caratterizzata da discriminazioni negative. E dei benefici di queste leggi le donne usufruiscono tutt'oggi. Tuttavia, se Cappiello raggiunse importanti vittorie nell'ampliamento dei diritti sociali delle donne, non ebbe la stessa fortuna sul piano dei più divisivi diritti civili. Difatti rimasero lettera morta le tre proposte di legge da lei presentate tra il dicembre 87 e il maggio 89 a proposito di violenza sessuale, famiglie di fatto e aborto. Il progetto di legge per la regolamentazione del reato di violenza sessuale fu presentato alla Camera come un lavoro corale, che nella sua urgenza aveva unito le parlamentari di tutte le sinistre insieme alla senatrice DC Maria Fida Moro. La rabbia fu tanta, pertanto, quando il dibattito in aula si impantanò intorno all'articolo 11 riguardante l'introduzione della procedibilità d'ufficio. Era stata proprio Cappiello a volere con forza quell'articolo al fine di dirimere quella che definì una novità sociale drammatica, ovvero l'aumento dei reati di violenza su minori e all'interno delle famiglie stesse, che ella aveva saputo cogliere grazie all'attività di avvocatura. Così, come ben sappiamo, abbiamo dovuto attendere la legge del 96 per vedere inserito il reato di stupro tra quelli contro la persona e non più parte dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, come recitava il codice penale fascista in vigore. Ma veniamo alla proposta riguardante la disciplina della famiglia di fatto, per la quale è universalmente ricordata. Agata Alma Cappiello, per prima, 36 anni fa, propose una legge che equiparava i conviventi ai coniugi e che riconosceva le coppie LGBT. Anche qui una legge che sarebbe stata realizzata soltanto nel 2016. Ci rimane la registrazione della conferenza stampa di presentazione della proposta, qui spalleggiata da liberali e dai radicali e, come sempre, da Elena Marinucci, spiegò il testo in termini molto semplici. La legge riconosceva come convivenze tutti i rapporti, e sto citando l'articolo 1, tra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno 3 anni, come una sorta di famiglia di serie B, disse. La base argomentativa di Cappiello rappresenta un inno socialista alla laicità dello Stato. Secondo la deputata, la famiglia era ormai fondata su consenso, amore e assistenza reciproca, mentre la famiglia fondata sul matrimonio rivestiva più un valore e un significato etico e religioso. Per questo bisognava riconoscere giuridicamente l'esistenza delle coppie di fatto o delle coppie gay, perché rappresentava una situazione di fatto, inerente ad ambiti del vivere che non spettava ai legislatori giudicare, spettava loro soltanto il compito di tutelarli, imprimendovi la certezza del diritto. Vorrei infine sottolineare un elemento singolare della conferenza stampa. Per tutta la sua durata non fu affrontato il tema della convivenza tra persone dello stesso sesso. Ciò fin quando, giusto sul finire, un giornalista chiese se la legge avrebbe incluso anche quei conviventi che avevano l'impossibilità assoluta di sposarsi. Lei rispose lapidaria: sì, l'ha detto la senatrice Marinucci, è la libera scelta, riguarda la sfera privata. Il legislatore non la tocca la scelta. L'affettata disinvoltura dell'affermazione, data per ovvia, mi è sembrata piuttosto tradire il timore premonitore del muro che la proposta di legge avrebbe incontrato nel paese dell'eterno potere della democrazia cristiana, come ha detto una volta. Quasi che tentassero di lasciar passare il riconoscimento delle coppie gay in sordina, nascostamente. In effetti la proposta spaventò tanto da non giungere nemmeno ad essere calendarizzata. A questo punto mi piaceva terminare la serie di proposte a prima firma Cappiello con quella depositata nel maggio 89 riguardante la modifica della legge sull'aborto, la 194.
per la quale ho provato a ricostruire il dibattito politico entro cui era nata, dal momento che, su Infrangere il tetto di vetro, aveva affermato che sostenere il miglioramento della legge 194 era stata per lei una delle battaglie più dure. Probabilmente la più dura, poiché vide componenti dello stesso Partito Socialista muoverle attacchi pubblici. Eppure, di nuovo, si verifica quella sorta di damnatio memoriae che colpisce le donne socialiste e il loro operato, e così non si rintraccia alcuna menzione di Cappiello nella letteratura in tema di aborto. Tuttavia la ricchezza delle fonti istituzionali e di quelle a stampa, nonché della documentazione presente in Fondazione Craxi, sopperisce a tale mancanza. Il dibattito sull'interruzione volontaria di gravidanza si fece incandescente dall'aprile 88, quando l'onorevole Mino Martinazzoli, DC, presentò una mozione per la difesa della vita. La mozione non passò per soli 8 voti, ma da quel momento a Montecitorio la discussione si polarizzò, operando una semplificazione, tra le forze cattoliche e della destra, che ritenevano la legge 194 lesiva del diritto alla vita del concepito, strumento di controllo delle nascite e incentivo all'aborto, e le posizioni laiche di sinistra, le quali invece si stringevano intorno all'idea che il diritto alla vita da difendere fosse in primis quello della donna, e che le misure per favorire la diminuzione degli aborti dovessero riguardare piuttosto una politica sociale di prevenzione. Ciò che scosse di più la responsabile femminile PSI furono però le polemiche sorte all'interno del Partito Socialista. Giuliano Amato, il 17 aprile, pubblicò sull'Espresso un articolo dal titolo «Aborto illegittimo», nel quale scriveva che con la legge 194 si era dato peso sempre e solo ai rischi che corre la madre, cancellando le ragioni di ogni altro, padre compreso. Alma gli rispose dalle colonne dell'Avanti pochi giorni più tardi, lanciando lo slogan «La legge 194 non si tocca» e accusandolo di aver disconosciuto lo spirito laico del PSI. Ma Amato torna sull'argomento il 15 maggio, afferma a gran voce il tema della responsabilità in luogo della libertà e che il privato, nel quale secondo Cappiello il legislatore non doveva entrare, rischiava di diventare individualismo, chiusura nel primato dei propri personali bisogni. Come se le donne non vivessero già la tragicità della scelta dell'aborto, oppure, e ciò è ancor più grave, come se la donna non fosse ritenuta pienamente capace di responsabilità morale nei confronti della vita che porta in grembo. Intanto la linea ufficiale assunta dal partito lo smentiva con la mozione socialista esposta da Rossella Artioli, lo smentiva con più forza l'intervento alla Camera di Alma Cappiello, secondo la quale la legge 194 non andava soltanto difesa, ma migliorata relativamente ad aspetti sui quali, certamente, e qui sto citando l'intervento, i colleghi democristiani non sono d'accordo. Si riferiva alla necessità del contenimento dell'obiezione di coscienza, poiché l'applicazione della legge era seriamente minacciata da un overdose di obiettori, soprattutto in alcune realtà del Sud. Il convincimento di Cappiello, banalmente, era che prevenzione non volesse dire dissuasione. Il punto sostanziale della legge 194 è che, cito ancora, prevenzione vuol dire informazione sessuale nelle scuole, conoscenza del proprio corpo, contraccezione. Non dobbiamo avere paura dei termini, tutti i tipi di contraccezione. Vuol dire, ad esempio, l'ampliamento dei congedi parentali ai padri, creare consultori in tutto il territorio. Vogliamo veramente sostenere la scelta di maternità di una donna e di un uomo? Creiamo gli asili nido. Fine della citazione. Da quel momento la cronistoria diventa serrata. Per Cappiello bisognava agire in fretta perché la battaglia vinta nel 78 e ribadita dal referendum dell'81 si riproponeva allora come un attacco integralista preoccupante che rischiava di farci tornare indietro. Infatti, mentre Carlo Casini e Mino Martinazzoli guidavano l'opposizione DC, dal fronte interno Franco Piro spalleggia il vice segretario e ministro del Tesoro Amato, il quale l'8 giugno, questa volta sul Corriere, instancabile, scrive contro la gestione lassista delle libertà conquistate dalle donne. A questo punto Cappiello decide di prendere provvedimenti in seno al partito, fa riunire la sera stessa la direzione e redige un documento firmato da 27 compagne socialiste, tra le altre Marinucci, Boniver, Garibaldi, Noia, Artioli, destinato al segretario Craxi, chiedendogli di promuovere una discussione interna e informandolo della loro ferma condanna degli articoli che erano apparsi recentemente. Gli sforzi della responsabile nazionale femminile non avrebbero tuttavia sortito il loro effetto. Ancora alla presentazione della sua proposta,
di concerto con gli esponenti dei partiti che nel 78 avevano sostenuto la legge e con il lasciapassare di Craxi, appunto depositò alla Camera la sua proposta di legge finalizzata ad assottigliare il fenomeno dell'obiezione di coscienza. Ma tuttavia la conferenza stampa di presentazione fu questa volta stoppata da elementi del partito. È a quel punto che Alma Cappiello accettò la sconfitta parlamentare e politica e decise di non chiederne neppure la messa all'ordine del giorno. Lo fece perché avrebbe rischiato addirittura di far saltare l'intera normativa, disse. Optò piuttosto per un'imponente manifestazione pubblica organizzata a Roma per dimostrare al Parlamento da quale parte stessero le donne del paese. Mi avvio alla conclusione citando un articolo della Cappiello, pubblicato sull'Avanti nell'89. Qui scrive: il PSI è leader indiscusso della politica della parità. I socialisti sono stati i primi, infatti, con il governo Craxi, ad istituire gli organismi nazionali di parità, a cui per effetto di trascinamento sono seguiti quelli locali. E poiché il PSI è anche il partito della coerenza e della concretezza, ha incominciato al suo interno a dare l'esempio, sul piano istituzionale ad esempio, inserendo anche in occasione delle prossime elezioni europee 11 candidate di qualità e valore, di cui 3 in testa di lista. Il partito, anche a livello locale, ha fatto proprio la scelta di investire su personale politico femminile. Fine della citazione. Ciò che mi permetto di aggiungere a queste righe è che senza il lavoro di raccordo di Agata Alma Cappiello e quello pionieristico di Maria Magnani Noia e di Elena Marinucci, questa spinta propulsiva del PSI non avrebbe avuto lo stesso vigore e probabilmente non vi sarebbe stata neppure negli anni 80 quella tale apertura delle istituzioni all'accesso delle donne nel lavoro e nella politica, alla diffusione della cultura istituzionale della parità, a un ampliamento dei diritti civili e dei diritti sociali delle donne, persino a una prima accennata sensibilità nel linguaggio al femminile. E allora bisogna rivedere il dettato storiografico tradizionale su questi anni 80. Gli anni 80 hanno finora goduto di una considerazione piuttosto negativa, poiché si è guardato alla crisi delle istituzioni e del sistema politico. Per quello che riguarda invece le realizzazioni in materia di pari opportunità, l'interpretazione va ribaltata e bisogna affermare, con Alma Cappiello, che gli anni Ottanta rappresentarono il passaggio dalla contestazione violenta del femminismo antistituzionale degli anni 70 al femminismo riformista e, anche se per breve tempo, istituzionale. Infine vi è un insegnamento che definirei etico, e qui concludo, che personalmente ho tratto dalle battaglie condotte da Alma Cappiello, e cioè che il suo programma politico rappresenta ancora un dover essere lontano da realizzarsi, ma averne sempre sotto gli occhi i punti essenziali può aiutare in ogni epoca a misurare e a vigilare sul grado di civiltà raggiunto dalla nostra legislazione. Grazie. Grazie di cuore questo intervento bellissimo, che tocca anche, diciamo, un elemento essenziale che è connaturato un po' alla storiografia, che, diciamo, quei maledetti anni Ottanta talvolta sono stati letti in maniera troppo stereotipata e talvolta per non fare i conti con le novità e anche, diciamo, la forza che ha rappresentato un determinato filone di pensiero, sono stati di molto tralasciati nella storiografia. Solo recentemente si è iniziato a colmare di molto con diciamo, dei lavori di pregio e, diciamo, per quanto mi riguarda, non di parte ideologici, insomma. E diciamo, sintetizzare gli anni Ottanta con diciamo, l'epitaffio di edonismo reganiano lo considero superficiale, errato, totalmente fuorviante, soprattutto per una realtà complessa quale quella italiana, che veniva da questi sì gli anni di piombo, che sono stati anni drammatici e tremendi sia dal punto di vista, diciamo, non sotto dal punto di vista delle conquiste, ma sotto il punto di vista, diciamo, della sicurezza, della crisi democratica e anche delle vicende economiche e sociali, sono stati anni pesanti che influiscono in maniera determinante su alcuni avvenimenti, penso su tutti le questioni economiche, del debito pubblico, sugli effetti degli anni Ottanta. Quindi noi concludiamo questa prime due sessioni di lavoro, facciamo una pausa, riprenderemo puntualmente alle ore 15, quindi ci rivediamo qui verso meno un quarto, e anche perché, insomma, molti relatrici della sessione successiva hanno impegni istituzionali. Ho permesso voto di fiducia sulle dichiarazioni del Presidente.